Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Ring, lavoriamo per le imprese. È sicuramente l'opinione della regione Friuli Venezia Giulia. Sapete che c'è questo famoso rilancio impresa di cui abbiamo parlato varie volte, ma non abbiamo forse mai approfondito, non abbiamo capito nei dettagli. Vorremmo farlo insieme al vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, che è con noi. Buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera. Ci deve raccontare, abbiamo tante cose chiaramente, perché poi sono state le giornate, settimane di Alcatel, Ferriera, insomma tante cose che vorremmo approfondire, però abbiamo scelto di titolare così perché in questo rilancio impresa che porta la sua firma ci sono tanti provvedimenti che devono servire proprio alle imprese. Ma c'è una prima cosa che volevo chiederle, che è quella che lei ci annunciò qualche mese fa, non so se ricorda, in piena Barcolana, lo stand di Tele4, ci aveva detto che il vostro obiettivo per i prossimi mesi sarebbe stato quello di attrarre le imprese, e che chiaramente avrebbe portato una tassazione sul territorio. A questo punto vi ha dato 100 imprese, mi ha dato anche un numero. Come siamo messi? Ci state lavorando? No, non solo ci stiamo lavorando, devo dire che con anche non sorpresa, perché ci speravo, però poi sai, non si sa mai i risultati esattamente come arrivano. Dal momento in cui abbiamo presentato il rilancio impresa, che ha avuto un eco sicuramente triveneto, per cui il vicino Veneto sta anche ragionando su una serie di norme molto simili alle nostre, e la nuova giunta, quindi dopo le elezioni, sicuramente partirà con una serie di ragionamenti simili ai nostri. Ci sono rivolte al Friuli Venezia Giulia, al nostro assessorato, moltissime imprese. Devo dire che questo a me ha dato molta soddisfazione. Per esempio, già oggi pomeriggio io adesso scapperò da qui e andrò presso un'azienda nel confine fra il Veneto e il Friuli, dove probabilmente arriveranno dei nuovi investitori. Su Trieste ci sono sfruttando il rilancio impresa in qualche maniera. Sfruttando il rilancio impresa, perché a un certo punto, quando dici c'è un 1% di abbattimento dell'IRAP solo perché un'azienda viene a insediarsi in Friuli Venezia Giulia o perché apre una nuova partita IVA. Sembra poco, ma per è già tempo? Un faro. Questo, cioè, per cinque anni. Quindi per 5 anni meno 1%. Uno apre una partita IVA nuova o arriva partita vecchia da fuori il Friuli, viene a insediarsi in Friuli Venezia Giulia, 1% in meno di IRA per 5 anni. Uno dice poco, tanto, non lo so. Faro che si apre, azienda che guarda che questo è un territorio che comunque fa qualcosa per cercare di essere... E si aggiunge a quello che ha studiato il governo... Si aggiunge a tutte le altre misure, ma si aggiunge a un'altra misura sempre di IRAP che riguarda il Friuli Venezia Giulia, che mettiamo, ed è prevista proprio dal rilancio impresa, e parte già dal 2015, quindi è già in corso in questo momento, un ulteriore abbattimento dello 0,40 di IRAP per quelle imprese che nel biennio precedente fanno spese per personale legate a ricerca e sviluppo. Quindi alla fine, se un'azienda fa ricerca e sviluppo, arriva nel nostro territorio, ha una serie di problemi, un 1,40 in meno di IRA. Beh, insomma, non è poco. Un bel segnale. Senta, la seconda cosa mi è venuta in mente, perché lei ha citato chiaramente quello che sta accadendo intanto in altre regioni, in particolar modo nel vicino Veneto. La candidata a voi vicino, Alessandra Moretti, per esempio, ha proposto il suo Jobs Act, cioè lei sostiene che oltre ai 24.000 euro nei 3 anni che si risparmiano con i provvedimenti del governo Renzi, aggiunge altri 6.000. Questa è una cosa che invece voi potreste copiare, per esempio, Non so se la copiamo o se loro sta copiando a noi, ma in questo caso stiamo esattamente facendo un ragionamento, la mia collega Panariti con la Presidente Serracchiani, stanno preparando un pacchetto che fa parte complessivo, che riguarda l'Agenzia del Lavoro, tutta una serie di altre iniziative sulle politiche attive, eccetera, e una di queste misure sicuramente potrebbe entrare a breve nel nostro carnet. Un cosiddetto Jobs Act del Friuli Venezia Giulia? Che un Jobs Act, io lo terrei più che una misura complementare e soprattutto che dà maggiore attrattività. Faccio un esempio, Ferriera, visto che vado subito sul fisso. Norma nazionale, 15 milioni di euro per gli interventi, benissimo. Regione Friuli Venezia Giulia fa una norma per conto proprio, l'abbiamo fatta lo scorso anno, mettiamo 10 milioni di euro, quindi si aggiunge su cose strategiche. È giusto fare delle misure locali, se è possibile naturalmente, che diano ancora più forza a misure di natura nazionale.
Credo anche lei abbia incontrato Arvedi, no? Più volte. No, no? Non io. Perché segue in particolar modo la Presidente, no? Segue la Presidente, io sto seguendo la parte legata, come dire, alle politiche attive, back office. Noi siamo andati a mostrare il lavoro che arriva in qualche maniera, cioè siamo entrati con Marco Stabile in Ferriera e abbiamo raccontato lo scaricamento di questo laminatoio, che significa poi altri posti di lavoro. E in più, notizia di questi giorni, lo sapete, questi 80 posti che quindi sono stati davvero... Forse un'inversione di marcia, cioè come un segnale forte? Lei... Io sono uno curioso e leggo. Quando mi hanno raccontato del cavaliere Arvedi, delle sue modalità, eccetera, sono andato a vedermi nel dettaglio. Io non lo conosco, non l'ho mai parlato assieme. È una trattativa che ha condotto la Presidente e che quindi ha portato avanti con i suoi uffici. Io non lo conosco, ma so, siccome dovevo approcciarmi poi comunque con le politiche attive legate al mio assessorato, ho voluto capire. Devo dire che sono rimasto molto, molto colpito dalle modalità di produzione nei suoi stabilimenti, con le modalità proprio, come dire, industriali e di approccio civile rispetto al contorno. Allora, se Arvedi è arrivato a Trieste, se ha detto alcune cose, io un chip ce lo metto, perché le modalità di fare industria lì, dove la fa attualmente, stanno dimostrandosi assolutamente compatibili con quel tipo di industria che vogliamo noi, e lo abbiamo già visto per come sta partendo tutto. Gli 80 posti di lavoro in più che arriveranno, che poi potrebbero essere anche molti di più, sì, sono, frutto di questo tipo di modalità. Quando uno mi parla di una fabbrica pulita, fra virgolette, no? Fa un'affermazione che è già una formazione culturale prima ancora che industriale. Senta Presidente, un'altra cosa, poi arriviamo magari ai temi ancora delle cooperative, che certo. ha seguito più lei, certo. E Alcatel, l'altra cosa invece che riguarda... Alcatel è molto interessante. Perché dice? Perché è un progetto straordinario. Sì? Però sa che comunque sono spaventati. Non importa, io invece sono uno entusiasta di questa cosa, perché per la prima volta in due anni, e ne ho visti in questi due anni, ecco, Arvedi è simile per alcuni aspetti. Per la prima volta, l'altro ieri, le due aziende, no? Ci hanno, e quindi comunque Alcatel, ci ha presentato al sistema delle organizzazioni sindacali, al sistema degli enti locali, alla regione, ci ha presentato un progetto di sviluppo. Di cioè il famoso sviluppo. Piano industriale che un uno piano spera industriale di vedere di grandissimo livello, un piano industriale che se non verrà realizzato è perché noi non ci crederemo abbastanza assieme a loro. Cioè l'entusiasmo delle sfide è proprio questo, riuscire a vedere la capacità, vedere un attimo lontano prima degli altri. Però se l'orizzonte è 3 anni non è poi così lontano, no? L'orizzonte che intanto è 5, non sono 3. Però è quello che spaventa, no? Per esempio parlo degli interinali, diciamo, non c'è dubbio, ma adesso noi non possiamo pensare di guardare sempre solo il singolo aspetto. Un progetto di questo tipo ha bisogno di un'attenzione che sia un'attenzione di tipo generale, di prospettiva, e un'attenzione locale rispetto all'occupazione. Le dobbiamo mettere assieme, ma non può prevalere quello locale rispetto a quello generale. Quello generale rispetto a quello locale prevarrà un po' di più, ma noi dobbiamo mantenere il livello di prospettiva. Questo è un piano di sviluppo e di prospettiva che per questo territorio è straordinario, perché qui porti competenze, porti lab mondiale. Qui parliamo, lo spiegheranno meglio, scusi il mio entusiasmo, ma perché per la prima volta vedo la possibilità di portare in Friuli Venezia Giulia, rispetto al panorama che c'è, un hub mondiale, nel senso che Alcatel e Flextronic parla di 3 hub al mondo. Uno di questi 3 hub, in un mondo così complesso come quello di Alcatel, sarà Trieste. Allora, voi capite che stiamo iniziando a fare un ragionamento che va al di là della semplice insediamento o meno, o mantenimento o meno di una struttura. Troppo entusiasmo? Ma forse sì, da parte mia, forse c'è molto entusiasmo, ma
io penso che l'entusiasmo sia determinante per portare a casa i risultati, perché se parti da un lato di pessimismo, del non so, ma vedrò, cioè ci sono dei momenti, e questo è uno di quei momenti della vita di questa regione, che dove bisogna mettere il cuore oltre l'ostacolo, utilizzare la testa, essere razionali, lucidi, ma a un certo punto mettere il cuore oltre l'ostacolo. Due domande che mi vengono in mente, ma ci sarà una possibilità di stabilizzazione quindi per i tanti interinali, ragazzi che hanno un contratto di mese in mese? Assolutamente sì. Sì? Assolutamente, cioè saranno quindi assunti? Ma questo nel dettaglio lo vedremo. Sicuramente l'azienda dice stabilizzazione di quello degli tempo indeterminato, ragionamento sugli interinali, che sono interinali ormai da anni, anni, esatto, anni. Esatto, cioè, un ragionamento su questo. Nel momento in cui parte questo progetto, questi ragionamenti possono essere portati avanti. E si sfrutterà quindi il Jobs Act? Quella è poi la paura, no? È per quello che le dico, questi sono sicuri per tre anni e poi non... Ok, si sfrutterà già. Il Jobs Act è uno strumento della nostra nazione, punto, basta avere dubbi anche su questo. In questo momento è uno di quegli strumenti che danno competitività alla nostra nazione. Alla nostra nazione. Lo strumento che invece mette lei è questo allora? Cioè il meno 1% di IRAP è un ulteriore meno 0,4%? No, noi perché metteremo una serie di altre... Noi stiamo preparando in questo momento... Cioè la regione aiuta Flextronics, questo voglio chiedere. Assolutamente sì. E come? Noi faremo un ragionamento complessivo sulla S3, quindi sulla specializzazione intelligente, e sul rilancio impresa e sulla programmazione europea. Il rilancio impresa, così metto dentro, visto che ritorniamo al tema che iniziamo, non va letto da solo, l'ho detto in aula, l'ho detto molte volte. Questa è una legge che va letta assieme ai 7 anni di programmazione europea, quindi al PROFESR, e dall'altra parte... Cioè finanziamenti europei, europei, quelli dedicati all'industria, alla ricerca, eccetera, e la strategia di specializzazione intelligente, che cos'è? Che è semplicemente un'altra norma a livello nazionale, per il PAC nazionale e per la programmazione europea, che lega e decide su quali settori si va ad investire. E questi siamo perfettamente dentro su questi settori, quindi ricerca, sviluppo, capacità di alta tecnologia, siamo esattamente su Alcatel e su Flextronics. Su questo progetto ci siamo completamente. Perché Trieste? Perché io vedo con grande entusiasmo questa cosa? Perché Trieste ritrova una centralità, un nuovo slancio rispetto alla presenza delle due università, alla presenza dei centri di ricerca, alla presenza dell'innovazione. Allora, cosa metto a Trieste se non questo tipo di aziende? Queste sono le aziende vere. Perché sul rilancio impresa e sull'S3 abbiamo per la prima volta messo dentro, sulla specializzazione intelligente abbiamo messo dentro tutto il PioBed, il Biotech, la parte legata alla meccanica però di grande, di grande livello di innovazione? Perché qui ci sono le possibilità realmente di avere un sistema innovativo che possa fare industria al meglio. Perché se la ricerca rimane fine a se stessa, serve ed è utilissima, però manca della parte invece industriale. Oggi stiamo lavorando tutti assieme perché tutto questo mondo della ricerca che c'è su Trieste, questo tessuto straordinario... Cioè quindi unire, diciamo, universitaria di ricerca, l'impresa, allora, la meccanica, quindi tutte... Faccio un altro esempio, Area Science Park, no? Grande hub nazionale, profilato legge nazionale, eccetera. Ma se Area Science Park non è legata, oggi Area Science Park è sotto l'ombrello del MIUR, quindi legato all'università, alla ricerca, eccetera. Io penso che Area Science Park... dall'ombrello del MIUR deve avere anche un altro ombrello, che è quello del MISE, dello sviluppo economico, perché se quella che generi parte, qualcosa, che mi generi industria, infatti se noi andiamo a Area Science Park troviamo industrie insediate, troviamo la capacità di fare industria, e allora le due cose messe assieme significa che tu contamini, sa, crei che poi, cioè, lei parla di orizzonte, è giustissimo in effetti, però poi mancano anche le cose pratiche, leggevo qualche tempo fa, come i collegamenti con la città, quindi sono un po' isolati questi ricercatori, arrivano da tutto il mondo, non riescono ma a scendere in centro di Trieste, cioè, anche queste anche cose lei, ci vogliono. No, ha ragione, ma anche lei in questo momento, e quindi quello che dice le dà ancora più ragione, ma in questo momento mi dice questi ricercatori, non solo questi ricercatori, queste industrie, perché dentro Area ci sono le industrie oltre che i ricercatori che fanno ricerca, eccetera, per opere di industria. Quindi è evidente che serve un maggior collegamento.
D'altra parte però sono fuori dall'autostrada e quindi per un sistema che non è legato al mare, a Barcola e andare a prendere il sole, è fondamentale, perché per me che arrivo da Pordenone e che arrivo da Pordenone come impresa e che vado in area perché trovo un riferimento, perché poi dovremmo anche raccontarcela questa, in area ci sono molte aziende anche che non sono solo triestine, no? Sono dell'intera regione e quant'altro. Per me arrivarci dall'autostrada, uscire e arrivare in area è ovviamente un asset fondamentale. Fondamentale. Sì. Senta Presidente, allora abbiamo citato l'IRAP, quindi questo taglio dell'1% ulteriore 0,4 per chi ha fatto ricerca progetti, sviluppo, già personale, sviluppo, eccetera, eccetera. Cos'altro, quali sono i cardini? Poi gli altri cardini sono, da una parte l'attrattività dei nuovi insediamenti che ci siamo detti, gli altri cardini sono anche una minor semplificazione, un sistema dei consorzi industriali sicuramente più efficiente rispetto a questo attuale, poi apriremo una piccola parentesi, penso anche su Esit, no? Un'altra delle problematiche di questa città e di questo territorio, ma nello stesso tempo tutta la parte legata allo sviluppo e alla ricerca. Noi qui dentro mettiamo dentro una serie di di elementi dove è possibile fare attrattività molto importanti. Primo, la regione con questa legge finisce un suo ruolo solo ed esclusivamente di ufficiale pagatore rispetto ai contributi, ne apre una seconda frase dove, a parte la gestione dei bandi, a parte dare i contributi, eccetera, si fa anche promotore di sviluppo. E come? Con un'agenzia interna all'assessorato, quindi non un nuovo baraccone, non un nuovo ente. L'agenzia del lavoro? No, un'agenzia investimenti del Friuli Venezia Giulia, che è un servizio all'interno dell'assessorato, del mio assessorato, l'assessorato alle attività produttive, dove assieme al sistema, dove Friulia entra come advisor in questo... Cioè, il sistema medio credito, quindi il sistema bancario, quindi il nostro servizio al credito, il nostro servizio industria e artigianato, gli altri due servizi, assieme seguono l'azienda. Oggi lei viene da me e dice: io vorrei fare impresa in Friuli Venezia Giulia. Bene, dove vado? Di solito li si mandava da una parte all'altra, li mandavamo da Friuli, li mandavamo presso Ora li dice lavorano tutti insieme. Ora, cioè, l'azienda arriva, lei viene da me e io la individuo al mio dirigente che dentro in assessorato fa il front office, quindi non fa solo il back office dei contributi, ma la accompagna in questi ragionamenti. Questo è un salto prima di tutto culturale straordinario, regione a fianco dell'imprenditore e non di fronte all'imprenditore, a fianco. Ed è di burocrazia anche, un salto di burocrazia? Salti completamente una serie di passaggi burocratici e deve diventare, perché quando l'impresa è a fianco, chi è a fianco, quindi il dipendente regionale, il funzionario regionale, capisce la problematicità che ha l'azienda, perché ce l'ha a fianco, assieme devono fare i due passi per arrivare. Se io ce l'ho di fronte, per me è, no, non dico un nemico, ma è uno che sta di là, quindi non sta da questa parte. Questo io c'è quello che ho cercato in questi due anni di portare, che sto cercando di portare. Nella mia professione, io faccio il commercialista, nella mia professione molte volte quando vai presso un ufficio pubblico, no? Sia regionale, sia comunale, sia statale, ti perdi e soprattutto hai la sensazione di avere di fronte una controparte, mentre tu non puoi avere una controparte, devi avere una parte, perché sei parte del sistema, sei una parte complessiva. Anzi, sei un orgoglio se in questo momento, no, in difficoltà riesci a portare, arriva un'impresa in questa regione. E una delle osservazioni che però vi è stata mossa, per esempio, lei ha citato prima il partita IVA, mi ha colpito, no? Quindi arriva, chiamiamolo il piccolo, perché poi tutte le aziende sono partita IVA magari, però arriva il piccolo, ma questo rilancio impresa non è diretto solo ai grossi, invece, no, prevalentemente? Anzi, cioè questa è un'osservazione che vi è stata mossa, no? Infatti all'inizio sembrava fosse così, quando è arrivata in aula invece abbiamo visto che è esattamente il contrario. Questo, il rilancio impresa, è rivolto alla piccola e media impresa, completamente, piccola e media impresa. Poi c'è anche la grande, ma la maggioranza delle misure sono tutte sulla piccola e media impresa, tanto che tutto quello che riguarda i consorzi industriali, ad esempio, dentro i consorzi industriali è quasi tutta piccola e media impresa, non c'è grande impresa. Non l'artigiano, intendiamoci però. Non l'artigiano. Dentro l'artigiano c'è la parte legata
al sistema contributivo dell'innovazione, cioè il piccolo artigiano da una persona ovviamente, esatto, no, ma le aziendine già da 5-10 dipendenti sono tutte dentro su queste misure, assolutamente sì. Cos'altro contiene? Una parte molto interessante che riguarda l'accesso al credito. L'accesso al credito che per la prima volta riportiamo all'interno del consolidamento dei debiti a breve e medio termine anche le imprese edili e il manifatturiero, cioè l'artigiano, proprio a proposito degli artigiani. Prima erano esclusi rispetto alle sezioni di accesso al credito, adesso vengono dentro. C'è dentro un altro passaggio che riguarda l'obbligo per la giunta regionale di emanare entro il 31 dicembre di ogni anno le direttive per il sistema. Fino adesso Friulia, proprie direttive, Medio Credito, proprie direttive, Frie, proprie direttive, completamente scollegate alle volte si parlavano un po' più collegate, ma oggi, nonostante siano aziende ognuna per conto proprio e con propri ovviamente piani industriali eccetera, devono concordare e devono essere all'interno di un piano che ogni anno la regione emana per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Cioè univoco, chiamiamolo univoco. Così, no? Quindi condiviso. Certo. Che questo significa che se noi diciamo piccola e media impresa da privilegiare rispetto alla grande impresa, Friulia deve privilegiare la piccola e media impresa e non deve andare solo sulla grande impresa. Faccio un esempio. No? Prima ci ha citato il fatto che nel prossimo ore sarà impiegato, no? Sarà impegnato in un'azienda confine col Veneto, chi è interessato probabilmente a venire da questa parte. Ma questo rilancio impresa quali effetti ha avuto fino ad adesso? Troppo presto? Cioè, questo è uno? Allora, ad oggi noi abbiamo fatto partire a 3 mesi dall'approvazione già 4 linee, abbiamo già fatto partire la linea sull'elettrodomestico e sul bianco, che significa tutta accaduta, tutto l'indotto che sappiamo va da Trieste a Pordenone, perché tutti l'hanno letta come norma Electrolux, esatto, invece è esattamente il contrario. Cosa prevede? Cioè, dei 10 milioni di euro, se vi ricordate a un certo punto ci sono stati, nel momento della grande crisi Electrolux, della grande crisi ferriera, il Consiglio regionale ha allocato 10 milioni per la ferriera, 10 milioni per Electrolux, mentre i 10 milioni per la ferriera sono per la ferriera, sono lì. I 10 milioni che sono stati definiti per Electrolux non sono così, nel senso che 1.400.000 euro sono per lo stabilimento di Porcia e quindi l'avvertenza nazionale Electrolux, nel senso che lo Stato mette un chip, la Regione mette un chip. Gli altri 8.600.000 sono tutti per l'indotto, quindi per la piccola e media impresa che lavora non per Electrolux, ma sul settore della domotica, del bianco, della casa, legato ovviamente al settore bianco. Quindi un distretto di fatto come vengono regionale, cioè in che modo? Bandi. Bandi. Siamo partiti con i bandi adesso, quindi nei prossimi giorni vengono pubblicati e tutte queste imprese avranno ovviamente accesso al bando per innovazione, è tutto legato molto all'innovazione, ovviamente alla ricerca, all'innovazione, alla capacità quindi di tenere alto. Bianco, poi c'è il mobile, no? Anche. Poi c'è il distretto del mobile, dove ci sono una serie di interventi che vengono fatti sempre dentro il rilancio impresa, quindi sistema casa, che significa quindi non solo il mobile, ma qui riguarda realmente tutta la regione, perché il sistema casa significa dalle sedi di Manzano ai mobili di Brugnera, ma passiamo anche per la parte della rubinetteria, per la parte legata agli impianti, alla domotica, legata ad internet, legata a quella che è l'infrastrutturazione complessiva del sistema casa. Se ci ascoltasse un imprenditore adesso, cosa dovrebbe fare? La prima cosa, cioè chi chiama? Chi contatta? Visto che lei dice che ci sono quei 4 attori che poi aiutano anche a smaltire la burocrazia. Chiama il servizio industria della nostra regione, mi contatta, noi lo accompagniamo in questa, e si parte. In questa strada. Senta, e come se si Presidente, parte. Un'altra cosa, poi veniamo anche un po' ai temi magari più politici, certo, perché è già volato il tempo. Cooperative operaie, non è l'unico caso poi che lei segue ovviamente, la stessa Presidente a Sveglia Trieste qualche settimana fa ci ha detto ma guardate che so che arriverete al 78-81%, insomma poi quello che è, ma ho buone speranze che si riesca a arrivare al completo in qualche altra maniera. È quello che lei ci disse qualche tempo fa nel pieno della bufera.
Io devo dire che su questo, se c'è onestà intellettuale, qualcuno me ne darà atto. Quando si era veramente all'inizio, in cui dicevano non rivedremo più i miei soldi, i nostri soldi, eccetera, io dissi esattamente questo, dissi calma e gesso, ci sono tutte le condizioni perché i prestatori sociali possono avere un ristorno molto 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 significativo. Ad oggi il piano depositato e quindi ormai approvato e fatto dall'avvocato Consoli, che fra l'altro apro e chiudo la parentesi, ringrazio per la grandissima professionalità e per le modalità con cui ha condotto il tutto, dà ormai una soddisfazione superiore all'80%. E questo è già un dato molto, molto importante. Restano ancora degli asset da sviluppare, io penso che si possa arrivare a qualche punto percentuale in più. In più. Sì, certo. Resta parlando dei dipendenti, ma fornitori, insomma, quello anche qui, diciamocelo chiaramente, se un'azienda va in crisi è perché va in crisi una parte industriale e quindi è impensabile che si esca con, e quindi non parlo più di prestito sociale, ma parlo di impresa, no? Che si pensa di uscire da una crisi senza andare a una ristrutturazione aziendale, perché altrimenti fra 10 giorni si piomba nella stessa crisi. Questo mi pare. Senta Presidente, una cosa che le volevo chiedere poi, arrivando più alle questioni politiche, dato come va il super assessore Bolzonello, perché si è sempre detto iperimpegnato, insomma, quindi adesso le hanno spostato una delega nuovo assessore Sciaurli, pare, certo. Tra l'altro c'è un, può essere qualche cambiamento ulteriore, no, in giunta? Ah, sì. Potrebbe essere, sì, la Presidente lo ha annunciato. Inserimenti, cambiamenti? No, no, allora il numero degli assessori resta quello. Questo è, adesso non si tocca più. Ci saranno alcune deleghe che potrebbero essere ancora riassegnate, ritoccate. Non nomi che cambiano? No, no, assolutamente no. No, no, solo pesi. Cioè, questa operazione è un'operazione ovviamente legata al peso delle deleghe, no? Quando siamo partiti, perché un super assessorato a me? Perché il momento in cui noi ci siamo insediati cadeva esattamente con l'inizio della programmazione europea 14-20. Noi ci siamo insediati a maggio del 2000, il 6 maggio del 2013, la Presidente ha nominato la nuova giunta, in quel momento stavano partendo tutti i ragionamenti rispetto alla programmazione europea. Cioè attrarre investimenti dall'Europa, giusto? Finanziamenti portare dall'Europa. Portare a casa denari e impostare i piani, i programmi 14-20 di PSR, Piano Sviluppo Rurale, quindi agricoltura, PORFESR, quindi legati a tutta la parte industria, artigianato, turismo, strategia intelligente S3, quindi dentro anche la parte turistica, la parte culturale, eccetera. Insomma, tutta questa cosa. Era evidente che con la nostra modalità, con il nostro modo di vedere, noi pensiamo innovativo, tutta questa regia dovesse dare il capo a una persona che seguisse un po' tutto. Finito tutto questo, perché adesso siamo arrivati alla fine, la programmazione è conclusa, io non posso pensare di poter gestire da solo tutti i bandi che partono, quindi l'attuazione di tutto questo. Ma c'è un modo di quantificare, cioè nel senso che l'obiettivo della regione è attrarre dall'Europa tot finanziamenti. Noi portiamo a casa da tutta questa partita, fra fondi nazionali, europei che girano, fra fondi europei veri e propri, è una cifra attorno ai 6-700 milioni di euro. 6-700 milioni di euro. Già ormai consolidata, questo è. Queste sono le cifre che finiscono. Che finiscono in questi programmi. Questi programmi sono gestiti dai vari assessorati, è evidente che vuol dire decine e decine di bandi che partono, quindi una persona può farlo. E allora l'attuazione di questi bandi ovviamente riporta in capo. Senta Presidente, non le ho chiesto come Rilancio Impresa può difenderci dalle vicine Slovenia, Austria. In un solo modo, noi ci difendiamo dalle vicine Austria, Slovenia, a parte che avete visto il flop del ragionamento austriaco, no? Io quando sono stato anche un po' preso in giro quando dicevo ma di cosa stiamo parlando, no, e lo vero, dicevo, e lo dicevo da commercialista, lo dicevo perché vedevo, guardate che clienti, sono molte meno quelle, guardate, che stanno andando, sono otto, sì, sono otto, me lo ricordo, è vero. Ecco, sì, non è che lo abbia detto così, i fatti ci danno ragione, perché l'altro giorno finalmente anche su autorevoli quotidiani locali è uscito il flop dell'impresa in Austria. No, non è vero, perché il tema è: io o lei che facciamo i professionisti,
possiamo anche pensare di andare in Austria, apriamo, andiamo lì, stiamo un po' lì, giriamo. Ma un'impresa che va, che si è... C'è un capannone, lei dice. Il capannone è legato a tante cose. Allora, dove noi possiamo contrastare anche possibili sirene di altro tipo? Se abbiamo un tessuto produttivo, che sia un tessuto produttivo innovativo, ma soprattutto capace di tenere un'impresa in un luogo dove si fa impresa. Il tema non è se io darò un incentivo in più o un incentivo in meno, ma il tema è: io impresa che mi insedio a Trieste, a Pordenone, a Udine, lì trovo un tessuto dove poter io fare impresa al meglio. Mi spiego: se sono un'impresa che fa meccanica, in quel luogo ho altre aziende che fanno meccanica su cui posso ragionare, diciamo, no? Una specie di distretto. Sì. Quindi tenere alto il livello industriale di questa regione è fondamentale ed è l'unico modo che ci protegge dall'andare via. La desertificazione industriale fa andare via le imprese, la concentrazione industriale attira imprese. E questo è uno dei temi. Poi, Presidente, un'altra cosa che volevo chiedere invece è più nazionale. Ha incontrato, ha avuto modo, insomma, di sentire i pensionati in questo periodo, sai, no? Nella nostra regione, la città di Trieste in particolar modo, dopo la delusione per questa, meglio, la contentezza forse per la sentenza, però la delusione di aver visto riconoscere che quello che è stato fatto negli ultimi anni col blocco delle rivalutazioni era sbagliato. Quindi questi soldi che mancano, adesso arriverà l'una tantum annunciata da Renzi. Cosa dice ai pensionati, che sono insomma larga parte di queste, ma devo dire che questa regione? Ne sento un po' di tutti i tipi, da chi... Lo cito perché ormai è andato in televisione molte volte ed è un pordenonese, che è Luciano Bortolus, è stato ormai in tutte le trasmissioni e anche alla ribalta della stampa nazionale, dal certo. Corriere d'altro, che dice: io rinuncio alla palla, ad altri che dicono no, mi spetta e lo devo avere. Rinuncio e diamo ai giovani, giusto? Lo rinuncio e diamo ai giovani. Lo rinuncio e mettiamolo su un fondo che venga esatto. Reinvestito poi per... Allora, io penso che se un diritto è acquisito, vecchia anima liberale dice diritto acquisito è un diritto acquisito. Ci pone poi però un tema del livello, perché ovviamente una cosa è parlare di pensioni da 3.000 euro in su, un'altra cosa è parlare di pensioni da 500 euro, da 600 euro, da 700 euro, da 1.000 euro, perché sappiamo benissimo oggi che anche con 1.000, 1.200 euro si fa no fatica di più a poter vivere. Quindi il tema è su altro. Questa parte riguarda le pensioni da una certa cifra in su, per cui in qualche modo io penso che ci possa essere anche la possibilità di... Presidente, da politico abbiamo visto tornare in campo Berlusconi, cosa ne pensa? L'ha visto? Io l'ho seguito a Padova nei giorni scorsi perché appunto era venuto per seguire la campagna elettorale di cui abbiamo già parlato prima, l'altro versante. E ha citato Renzi, che ha definito macerie quelle degli ultimi 20 anni. Sono state macerie, 20 anni, di quei 20 anni noi abbiamo governato 9, ha detto Berlusconi. Quindi se c'è qualcuno che deve spalare macerie, forse le devono spalare di più gli altri. Cosa dice? Ma è tornato comunque politicamente, il dato politico, cioè è tornato in campagna elettorale. Il dato politico... E dice che lui vale il 10% se fa campagna elettorale, che è un po' quello che si dice anche dalla vostra parte, cioè se Renzi si muove porta su nei sondaggi. Non si dicono sondaggi in queste ore, non possiamo dire, però... No, io, mi permettete, come sempre, la grande onestà, a me ha fatto una grande tenerezza vederlo in televisione, il presidente Berlusconi, ma mi ha fatto tenerezza, è come un nonno che va lì e che però vuole ancora fare il giovane di 20 anni. La vita ha le stagioni esattamente come lo scorrere del tempo, c'è un momento in cui bisogna dire basta. Però, vabbè, lui ammette sempre un po' la sua età, quindi lo dice, adesso chissà, no, non è riuscito a trovare... Secondo me bisogna dire basta a un certo punto, ma perché non è più una questione... diventa una questione proprio legata a una capacità di guidare processi. Io l'altro giorno l'ho sentito di energia anche, diciamo, no, ma di guidare processi e di dare... Io non ho sentito una parola nuova rispetto a quello che si diceva 20 anni fa. Allora, se oggi siamo in queste condizioni, perché dicevamo che 20 anni fa, per questi 20 anni le cose non hanno funzionato, se oggi la ricetta è identica non può essere... Senta, Presidente, lei ha una previsione sulle regioni?
cioè sulle elezioni regionali delle prossime ore, dal 6-1 al 4-3 al 3-3. Cioè Berlusconi poi ha detto che se vince in tre regioni, citando anche Veneto, Liguria e Campania, il governo Renzi deve trarre le conclusioni, che significa dimettersi. Ma, cosa pensa? Io penso che questa sia una follia, la solita follia italiana che ogni volta si ripropone, che per che un referendum sul governo, qualunque sputo di, appunto, di elezione diventa un referendum. La verità è che se il governo Renzi governa bene, i risultati e i voti ci saranno. Se governa male, non ci saranno, a prescindere da quante vittorie, da quante regioni vince o da quante regioni perde. E sul tema regionale io penso che ovviamente la partita sia aperta quasi dappertutto, e quindi insomma previsioni fine a se stesse. Io penso anche, cioè, che non faccio previsione, ma io potrei anche dirle un 5-2, un 6-1, insomma posso dirle anche una cosa di questo tipo, lascia il tempo che trova. Che il 2 sarebbe Veneto e Campania, forse, no? Veneto e Campania perse. Veneto, non sono convintissimo della Campania. No, Umbria. Nel senso che sono più sulla Liguria, come dubbio. Quindi Veneto e Liguria potrebbero essere quelle non vinte da Renzi. Mettiamola così. Vabbè. Campania, no, vabbè, ma non lo so. Siamo al totocalcio. Siamo al totocalcio. Va bene, esatto. Va bene, lo ammetto. Sì. E, avevo ancora tante altre cose da chiederle, però siccome poi il tempo è volato, Ring va avanti, ricordatevelo, perché siamo sempre in onda anche dopo, con altri temi. Rigassificatore, lei, uomo di numeri e di impresa, segue queste attività in regione, lei lo vorrebbe un rigassificatore a Zaule? Cioè, nel senso che le enti locali hanno già detto di no, la regione fra 11 giorni andrà a dire no ancora a Roma, però il rischio è che poi alla fine decida Renzi e no, quindi non ci serve, quel tipo di progetto non ci serve, al di là dell'impostazione ambientalista o non ambientalista, è un'operazione di un qualcosa che non ci serve, ci serve un qualcosa di completamente diverso. Io guardo che non significa dire no al rigassificatore, che non significa però dire no al rigassificatore, e lo dico subito, mi espongo in prima persona, cioè, senza tanti problemi. Io guardo con molta attenzione e naturalmente anche con molta serietà e analisi, moderazione, analisi, per esempio quel progetto del mini rigassificatore che è stato presentato da un imprenditore che sta dicendo che ha realmente requisiti importanti, che è Alessandro Vescovini, quel progetto dei mini rigassificatori, che significa dare una capacità di auto autoalimentazione, chiamiamola così, al sistema regionale, e che è molto meno impattante e nello stesso tempo mette in salvaguardia il Friuli Venezia Giulia. Quello è un sistema che mi pare possa, vedremo col tempo se andrà avanti. Cioè il mini sì, Zaule no, diciamo. Oppure cioè, non quel tipo di progetto Zaule, perché poi impatta sul porto, no? Bravissimo. È chiamato impropriamente mini rigassificatore, nel senso che è un qualcosa di molto più piccolo, molto più tarato, e soprattutto è tarato sulle imprese. Da quest'altra parte il rigassificatore, così come detto, ripeto, laicamente, senza mettermi la parte ambientale, eccetera, eccetera, è più un danno di natura economica rispetto a un vantaggio di natura economica. Così la vedo io. Quindi ci vorrebbe un progetto nuovo, cosa intende? Oppure archiviamo? Quello secondo me è da archiviare. È da archiviare. Assolutamente sì. E, però è una politica energetica in questo paese c'è bisogno. Ed no? È quello che le dicevo prima. Io non sto dicendo no per il no. Sto dicendo quello è no perché non serve da un punto di vista economico proprio, e non ci risolve il problema Friuli Venezia Giulia. Questo progetto dei mini rigassificatori è politica industriale. Bene, Presidente, grazie per aver dialogato con noi, ci ha spiegato un po' in più nel dettaglio il rilancio impresa, faremo come sempre il tagliando dopo un po' di tempo. Sempre buon lavoro, grazie a Sergio Bolzonello, voi per averci seguito, come sempre Ring va avanti, vi aspettiamo. E torniamo in onda dunque con la seconda parte di Ring, dopo aver parlato lungo con il vicepresidente della regione Sergio Bolzonello. Oggi un tema
di leggerezza, ma poi lo giudicheremo insieme, insomma, perché ci sono comunque dei nodi, dei temi fondamentali in una città che ama molto gli animali. All'estate ci sono anche tutta una serie di regole sulle quali si sta discutendo a livello regionale e comunale. Parliamo di animali, cani, gatti e cinghiali, visti i casi degli ultimi giorni. Lo facciamo insieme ad alcuni ospiti, ve li presentiamo subito. Ciao e ben trovata Giulia Mari. Ciao. Buonasera. Giulia, tu sei sei una residente di Roiano, intanto sì. Lo diciamo. Sei nascosto, ma tu sei con Astro, riusciamo a farlo vedere, eccolo là. Perché si è nascosto, ha paura, abbaiava. È timido. Quindi sei con Astro, saluto e ringrazio il capogruppo del PDL Lorenzo Giorgi, buonasera, ben trovato. Buonasera, un saluto agli ascoltatori. Ciao, ben trovata anche a Fulvia Da Rossi, che è medico veterinario, presidente dell'Ordine dei Veterinari di Trieste. Buonasera, ciao. Fulvia, sei con? Erode e Mafalda. Ma loro, il pubblico di Tele4 li conosce, no? Perché loro sono sempre in onda con noi, anche a Trieste in diretta. Buonasera e ben trovata Tiziana Cimolino. Buonasera. Buonasera anche a voi tutti. PD e Calogero Anzallo di Sel, che è però in compagnia, giusto? Sì, di Nerino. Nerino? Nerino. Ma è cucciolo lui? No, ha tre anni. Ha fatto tre anni il 25 marzo. Ha tre anni il 25 marzo. Esatto. Ma è di razza o è... No, è un meticcetto. È un meticcio. Sì, di Enemonzo, è un charniel, come dicono qua, un carnico. Ecco. Buono però, eh? Buono, abbastanza, ma lo porto con me a lavoro. Quindi. Prima ha fatto il giro in terrazza, abbiamo visto, controllato tutto, ha studiato la situazione, eccolo, questo è Nerino. Allora, di questo tema parleremo, tra poco tra l'altro avremo anche un collegamento telefonico, perché sapete Tele4 segue molto gli animali, tra le varie trasmissioni c'è anche qua la zampa, quindi tra un po' sentiremo Cristina Frison, perché comunque è stato un successo, una trasmissione partita da poco e nel giro di poche settimane ha fatto adottare più e più animali, dopo ci dirà anche lei, che cercavano una casa, quindi insomma anche questa è una bella storia da raccontare. Però questa sera ci è venuto a trovare un amico e ci ha offerto la sua copertina divertente, mi fa molto piacere che ci sia anche Flavio Furian nei panni di Zdenko, cioè il direttore del casinò Las Vegas di Buie, chiaramente con noi parla di animali. Sentiamo adesso Furian, vediamo. Cari amici del Tele4, finalmente è arrivato sponsor del programma Ring, finalmente arriva Casino Las Vegas de Buie, direttore Zdenko, così quando venite in Casino Las Vegas de Buie posso ciucciare pensione a tutti quanti voi, che bello. So che oggi se parla di animali mi sono preparato, animali di compagnia, come che sei per me mia moglie Svetlana, mia dolce palacinca, che voglio ben come se fossi una persona proprio, veramente. E poi sei anche nono stane, che dormi sempre in stalla con porco, che roba, sta roba mi strenzia il cuore veramente, povero porco, come fa con quella spussetta che c'è dentro, boh, non so. Comunque amici, venite al casinò Las Vegas de Buie, che oggi c'è presentazione del nuovo computer fatto completamente da nuova ditta triestina, è il primo computer triestin che si chiama Nons Apple, è una cosa bellissima, de brividi su brazzi, Nons Apple, ricordate. Voglio ricordare inoltre che sono entrato finalmente in politica anche de Buie con mio nuovo partito che si chiama Iota Continua, che è una cosa bellissima, partito di sinistra che schizza de occio al centro e che tocca culo a destra, è una cosa così per far contenti tutti, e noi facciamo tutta una campagna a favore dei simpatici animaletti. Ah sì, a proposito, abbiamo questa cosa bellissima che leggo, Casinò Las Vegas de Buie questa settimana inaugura nuovo ristorante di cucina coreana che fa solo cani di razza, e si chiama Pedigrill, è bellissimo, una cosa dei brividi su brazzi. Ma adesso, cosa più importante, come si arriva in casinò Las Vegas de Buie? Prendi strada de Buie e arrivi a Buie. Quando sei a Buie cerca barbiere de Buie, è facile perché fuori da negozio è scritto Brivez Ios con mani de forbici, e dice lui parola de ordine de oggi che è no Brivez no party. Attento come pronunci, che se pronunci male Ios con de sua iniziativa te fa circoncisione con sfumatura alta, ma andiamo a momento del calendario spettacoli. Se pronunci bene però lui apre Botoleta e dietro Botoleta c'è Casinò Las Vegas de Buie, brividi le braccia, è bellissimo. Ma passiamo al calendario spettacoli.
subito con venerdì. Venerdì avremo sosia de sosia, sosia de sosia de Zucchero e sosia de sosia de Vasco Rossi, che farà spettacolo da titolo Zucchero di Canna. È bellissimo. A seguire, serate dedicate ai sostenitori dei guru dal titolo Fanguro, e saranno ospiti il guru della teoria del dubbio, Osho De Soto, e il guru della teoria del parlar mal de Dio, dei altri in giro, che si chiama Sai Baba. Grande ritorno anche di attrice anni 80, pensate, arriva Marina Suma, che sarà accompagnata da sua figlia Rebecca. Così avremo Suma Marina e Suma Rebecca, è bellissimo, bellissimo. Sabato, a seguire musical triste su Vita del fratello ammalato di Peter Pan, lui è Busco Pan, è una storia un poco triste. E per finire la stagione in bellezza, mia nonna Maritza farà suo famoso brodo con la lingua, che è una cosa, era proprio, se metti là, con la lingua miscia. Se gonfia tutto è brutto di vedere, il brodo con lingua di nonna fa impressione. Domenica, grande puntata dei misteri de Voyager, una cosa bellissima. In antica grotta a Vertenelio ha trovato tracce dell'antico calendario Istrian speciale, l'unico calendario fatto tutto con le luganiche, con le globasse, è una cosa incredibile, perché si sta ritrovando i giorni fino ad aprile, ma dopo aprile era la grande rivelazione strana, era scritto su Piera se più giorni che Lugani, che robe dei brividi dei brazzi. Cari amici, casino le sveghe ste buie, e mi raccomando, volete bene i vostri belli animaletti, brividi dei brazzi. Bravissimo Furian, ecco, abbiamo fatto agitare tutti i... Adesso si calmeranno. Nerino, stai buono. Nerino. Che poi ci cacciano da qui, Nerino. Allora, Cimolino, volevo cominciare da lei, perché lei ci ha portato il regolamento, no? Ci ha portato quelle che sono le regole. Poi, tra l'altro, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con Cosolini, abbiamo fatto sopralluogo insieme al sindaco in un parco per preparare poi la città, quella che è il recepimento della legge regionale, insomma, spiegare un po' quali sono le zone, con la proposta anche di modifica di questa stessa legge. Poi c'è il tema di Trieste Trasporti, che torna sempre, con l'ultimo caso, ricorderete, di quella signora che poi è dovuta scendere dall'autobus. Quindi insomma sono tutta una serie di tematiche legate a questa all'amore per gli animali. Cosa prevedono? Ma cosa prevede il Comune di Trieste o cosa prevede la regione? Capisaldi, diciamo. Perché per quanto riguarda, diciamo, di base la regolamentazione su questo tema, ne abbiamo quanti più ne vogliamo, da una regolamentazione europea a quella nazionale e poi naturalmente regionale e il regolamento comunale come ultimo. Diciamo che la novità degli ultimi tempi è la nuova legge regionale 5 del 2005, che apporta alcune modifiche a quella che era il regolamento precedente. Quindi ci sono alcuni punti che sono più importanti e che sono stati recepiti anche da attinti da altri regolamenti come quello di Trieste, per esempio, o da altri regolamenti, e che in qualche modo sono più restrittivi su certi temi e più larghi su altri, come appunto abbiamo parlato, e che comunque sia a livello cittadino si sta parlando di questa possibilità, per quanto riguarda i cani, di poter accedere ai luoghi pubblici. Questo è un ampliamento. Per quanto riguarda invece, che significa i parchi, giardini, sì, giardini e anche spiagge, no? E non solo, infatti, perché poi pubblici. Il tema è quello della spiaggia in questo periodo, esatto, no? E infatti partiamo questa sera. Dopodiché si parlava di parchi e giardini, e per questo è stato fatto appunto questo sopralluogo del nostro sindaco, anche per verificare quali sono le condizioni e come effettivamente deve essere portato il cane nei parchi. Quindi noi sappiamo che deve essere tenuto al guinzaglio, devono essere recuperate le deiezioni canili, canine, dopodiché non è che possiamo lasciarlo nelle aree dedicate ai bambini e nello stesso tempo neanche scorazzare sull'erba, mentre per esempio ci sono delle aree dove i cani possono essere anche senza guinzaglio, cioè delle aree di sgambamento. Quindi diciamo che sono a Trieste, pare, 5 luoghi. Che però, cioè, le famose aree cani, quelle? Esatto, sì? Esatto. Aree verdi, esatto, per i cani. Quindi sappiamo che in queste aree, per esempio, è possibile, e anche qui la
la legge regionale interviene, perché in questo caso dà delle indicazioni molto precise per quanto riguarda l'allestimento, cioè dice che in queste aree ci deve essere la possibilità di chiudere degli spazi tra un cane e un altro cane in maniera che ci possa essere libertà di passaggio e di, insomma, di esprimersi per ogni animale. Nello stesso tempo ci devono essere delle acqua oppure delle zone ombreggiate in maniera tale che il cane possa stare in tranquillità. Cioè, quindi tutto è puntato sulla salute dell'animale e anche della salute della comunità, perché quando si parla di pulizia, di far in modo che non si abbia un degrado della città, cosa anche molto importante, ci sono queste norme. Dopodiché altre, non so se devo andare avanti, però altre normative molto importanti secondo me sono per esempio quelle per quanto riguarda la mendicità, che è fatto assoluto divieto di utilizzare per esempio il cane per i mendicanti, cioè veniva utilizzato per impietosire, perché che è una cosa abbastanza comune almeno in altre città, sì, no? Quindi sì, anche nella nostra città meno, però qualche volta si vedeva qualche multa è scattata in questo senso. Sì, allora per adesso siamo in una situazione in cui la legge è stata dal 2 aprile scorso e che è in atto, e quindi in questo momento quella regionale esatto, quindi ma già ecco, però diciamo che già era vietato utilizzare il cane in fase attiva nella mendicità. Oggi è fatto uso in però in credo maniera di aver capito, adesso sentiremo anche Cosolini, che ci sono alcune cose di questa legge regionale che vanno adeguate a Trieste, giusto? Che andrebbero modificate. Allora ci sono delle cose. Poi ci arriviamo, aspetti. Dottoressa, cosa vanno bene o no queste regole? Queste regole vanno bene, però il fatto che ci siano 5 aree verdi per cani va poco adattato al fatto che, dato di oggi che ho chiesto una verifica all'azienda sanitaria, ci sono 25.588 cani iscritti in banca dati per la sola provincia di Trieste. Cioè sono 25.588. Ora togliamo una metà che saranno gli animali che non si possono spostare, 5 aree verdi sono a mio parere un po' poche. La norma, come l'ha ben definita e elencata, parla di aree verdi estremamente ben fatte, complesse, perché ci sono queste zone diverse da zona d'ombra. Se già si arrivasse ad avere in ogni area verde, cioè in ogni parco cittadino, una piccola zona recintata, sarebbe un cambio epocale. Anche perché quello che dove io... sono queste 5 aree, giusto per ricordarlo? Sono una in Campi Elisi, una a Opicina, una Viale Miramare, esatto. Poi via vicino via Baiamonti, via Pira, quella via in mezzo parallela. E la quinta non me lo ricordo. Sono comunque sul sito di Rete Civica. Se si fa una ricerca su Google, scritto aree verdi Rete Civica Trieste, c'è l'elenco. Viale Miramare, che altezza, scusate? Viale Miramare, esatto, tra via Boccaccio e Viale Miramare c'è un giardino. In questo giardino c'è un'area dove si possono far correre i cani. Sicuramente non hanno le caratteristiche in questo momento che la legge regionale richiede, almeno alcune, per cui sicuramente vanno riadattate e insomma in qualche modo riutilizzate in maniera più consona. Cioè ci vorrebbero più aree cani, diciamo. Sì, e trovare appunto una, nell'adattare la norma a quella che è l'esigenza di Trieste, effettivamente, ripeto, quelle possono essere adattate ed essere mantenute come grandi aree verdi, per cui attrezzate con diverse zone e recinti. Ma se in tutti i giardini ci fosse un'area verde, io vedo che nella comunità dei proprietari di cani esiste poi una grandissima elasticità nel dire: allora c'è quel cane, non entro io perché so che non vanno d'accordo, per cui torno tra un quarto d'ora, o ci si organizza. Nell'area verde di Campi Elisi ci sono delle fasce orarie autogestite nelle quali i proprietari vanno e si trovano a gruppi, sanno che i loro cani vanno d'accordo. A gruppi di cani simili o anche vanno d'accordo. Che vanno d'accordo o di proprietari che si conoscono. Fantastico. E fanno quattro chiacchiere perché all'interno dell'area verde c'è una panchina, c'è ombra, e quindi stanno lì e si passano un'ora. È un punto di aggregazione, se vogliamo, anche per i cittadini. Il proprietario di cani che sa che in quel giardino c'è un'area verde, oltretutto, tenderà a andare lì con il cane, non a farlo scorazzare. Che poi deve essere attrezzata anche con i sacchettini, credo, no? Messi a disposizione, forse ognuno ha i suoi, però. Ognuno ha i suoi, raccogliere. Diciamo che sì, ci dovrebbero essere, non è quella la cosa fondamentale, perché ripeto, chi è un proprietario coscienzioso si porta dietro il fazzoletto di carta, il sacchettino, qualsiasi cosa. Giusto, lo fai? Sì. Sì? Sì. Ah, eccolo, l'hai portato anche qui, brava, giusto? Non si sa mai.
Anzallo, sì, eccolo là, cioè il sacchettino apposta. Museruola. Ah, con la museruola. Ecco. Vabbè, ma lui ha bisogno della museruola, lui. No, ma infatti non la usa quasi mai, però se per esempio sale su un autobus o vai in un parco dove possono scorazzare bambini, lui si può innervosire, evitiamo, diciamo, incidenti, anche se lui ha una bocca piena, però in ogni caso è giusto tutelare tutti, ma anche tutelare lui, diciamo, ecco. È una museruola in cottone che si può... arieggiare. E come sta quando la museruola è contento, non credo, no? Perché il non è molto contento, però va anche lui, insomma, ecco. E poi, insomma, quello che serve per le deiezioni, eventualmente uno si può anche attrezzare. Il kit. È facile perché si porta... Quindi non è un impegno. Giorgi, cosa bisogna fare? Ma un mese fa ho presentato un documento e gli uffici mi hanno segnalato proprio che l'arrivo della nuova legge regionale lo metteva un po' in fuorigioco, nel senso che da amante degli animali ho sentito varie esigenze. Vedete, l'area di via Boccaccio, per fare un esempio, è semplicemente un pezzo di terra con uno steccato. E quindi creare dei ring in ogni rione della città sicuramente sarebbe una cosa interessante, perché i nostri animali, soprattutto i cani, hanno necessità poi di correre, non possono semplicemente fare la passeggiata quotidiana. Evidentemente le nuove normative rendono un po' più difficoltoso da questo punto un intervento dell'amministrazione comunale nella creazione di semplici ring, perché non vanno incontro a quelle che sono le esigenze della legge. Ho chiesto che si possa discutere di questo in commissione con... appunto degli esperti, per trovare al più presto delle zone dove effettivamente questa esigenza possa essere poi messa in essere, perché questi che abbiamo qui in studio sono degli animali un po' più piccoli, ma ci sono tantissimi, la dottoressa insomma ci aiuterà sui numeri, tantissimi animali invece, non so, pastori tedeschi, certo, o altri. Qual è il cane che va per la maggiore, si può sapere? C'è un dato da questo punto di vista? Trieste ama... Ama i cani di piccola media taglia perché sono piccola. Più comodi sicuramente. E noi siamo una città che ha poca campagna, pochi giardini privati e tanti cani che vivono in appartamento, per cui la piccola media taglia è quella che va per la maggiore. Però anche i grandi hanno le loro esigenze. Ricordiamo che anche in Carso è vietato lasciare liberi gli animali, non è che uno ha un cane. Questo non lo sa, non si sa forse, perché poi si noi abbiamo raccolto delle interviste in città oggi dai padroni, insomma, alcuni spunti, chi era a passeggio col cane, abbiamo controllato che avessero il sacchettino, e poi abbiamo chiesto appunto questa. Molti sanno, non sanno quando vanno anche sul Carso, non sanno che ci sono delle regole sono da rispettare, no? Il problema è quello che magari uno pensa che ha il Labrador, il Golden, lo porta in Carso perché fa delle passeggiate più lunghe rispetto a chi come noi ha dei piccoli cagnolini, ma anche in Carso è vietato lasciarli liberi. E purtroppo succede, non so, tante segnalazioni nel parco di Villa Giulia di persone che si trovano il cane libero, magari poi c'è il capriolo, quindi iniziano ad essere delle situazioni anche un attimo di pericolosità, cinghiali affrontiamo dopo, però necessariamente c'è bisogno di intervenire. Allora, se riusciamo in qualche maniera a non dico ad aggirare la norma regionale, però insomma ad adattarla per Trieste, realizzare in certi punti, soprattutto periferici della città, dei ring e degli spazi dove, anche regolamentati dai proprietari stessi, i nostri amici a quattro zampe possono fare la sgambata, credo che sarebbe un servizio importante per i nostri concittadini, senza delle spese enormi, perché se riusciamo a fare, abbiamo già individuato delle zone, quindi insomma vedo che non chiamateli ring, cioè, insomma, nel senso, perché se, almeno se vanno a scorazzare sono felici, bene, ma se devono andare a fare i bisogni non chiamatelo ring, mi raccomando, no, anche perché sono noi, come ci rimaniamo, perché poi a me piace sempre ricordare che non esistono cani maleducati, esistono proprietari di cani maleducati, per cui quando il cane fa i bisogni fa una cosa normalissima, adesso è poi il proprietario a fare in maniera di pulirlo. Beh, io devo dire due cose secondo me. Da una parte, quando uno prende un cane fa un percorso iniziando dall'anagrafe canina, che come sappiamo in qualche modo gli vengono date delle informazioni. Cioè, dal momento in cui il cane va dal veterinario dell'azienda sanitaria, e qui mi viene in aiuto la dottoressa, che dove naturalmente va valutato il microchip, ho messo il microchip, dopodiché questo cane normalmente fa un percorso di vaccinazioni, di visite, eccetera. E di solito quando si va dai veterinari questi hanno sempre delle note informative su questo. E quindi secondo me è molto importante. È difficile dire non so che in Carso non potevo, cioè mi sembra un po' strano, però...
insomma, magari può essere anche così, perché magari ci va il figlio, ci va il nipote, il cane un po' è della famiglia, no? È un po' un abitante della famiglia, un fratello peloso talvolta, no? E d'altra parte invece io devo dire, e qui faccio i complimenti a molte associazioni che a Trieste abbiamo per la tutela sia di cani che di gatti, e ne abbiamo più di una decina a Trieste che si occupano di questo, e alcuni appunto fanno anche proprio degli appuntamenti in luoghi dove si trovano e fanno appunto sgambamento, e hanno loro stessi dato indicazioni su alcuni luoghi che possono essere utilizzati per questo. E secondo me da una parte c'è un insegnamento anche per quanto riguarda il chiamiamolo padrone, ma l'amico del cane, certo, per quanto riguarda il suo comportamento, e dall'altra anche un benessere del cane che in qualche modo riesce. Allora, vi fermo perché abbiamo già una pubblicità, poi sentiamo anche Giulia cosa ci dice, perché credo che sia un'iniziativa, sono legata poi a... Allora, ci fermiamo per meno di un minuto, poi ripartiamo da qui, ascoltiamo anche il sindaco, vediamo cosa ha detto in questo sopralluogo, e quindi tra pochissimo, e poi avremo altri contributi, insomma, divertenti. C'è una cosa che mi incuriosisce sugli altri animali, ma poi avevamo scoperto che c'è... che si parla anche delle formiche in questo... Vabbè. Allora, ci fermiamo per un minuto, ripartiamo da qui. Ring, cani, gatti e cinghiali, ma non solo, dunque torniamo in diretta. Allora, vi facciamo vedere questo sopralluogo del sindaco in un giardino pubblico, e lì è appunto l'altro giorno ai nostri microfoni ha detto questa legge regionale di recente fattura deve essere comunque modificata in alcune parti, adattata a Trieste. Scopriremo insieme perché, vediamo. Sopralluogo del sindaco questa mattina all'interno del giardino pubblico, un'occasione per fare il punto all'aria aperta sul regolamento riguardo l'accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche, definito dalla legge regionale 20 del 2012. Proprio su questa legge il sindaco ha espresso una sua valutazione che mischia prudenza e rigore nel vedere ogni dettaglio su quella che sarà l'effettiva attuazione. Confermo che chiediamo alla Regione un tavolo tecnico per modificare la norma che per quel che riguarda gli spazi a mare tratta allo stesso modo le zone con grandi litorali e le zone, diciamo così, con la costa molto, molto stretta, molto contenuta. In pratica cosa cambia? Per quanto riguarda i giardini comunali, i cani potranno entrare ma dovranno rispettare i divieti che verranno appositamente posizionati e segnalati. Il comportamento sarà parallelo a quello dei padroni, nel senso, così come una persona è fatto divieto calpestare le aiuole, ai cani saranno riservate le stesse restrizioni. La norma regionale per quel che riguarda i giardini consente l'accesso agli animali, ovviamente al guinzaglio, ovviamente nei tratti dedicati al passeggio, quindi non nelle aiuole, cosa che non è consentita nemmeno per le persone del resto, con esclusione tassativa per le aree giochi dei bambini. Per quanto riguarda i litorali balneari, è lo stesso sindaco a spiegare nel dettaglio quale schema si andrà a delineare. Negli stabilimenti balneari dati in concessione a privati, sono i privati che decidono se far accedere o meno i cani e lo pubblicizzano con cartelli. Negli spazi balneari dati in concessione al comune, faccio l'esempio del CEDAS, faccio l'esempio dei Topolini, faccio l'esempio del Bivio e faccio l'esempio della Lanterna, i cani non sono ammessi in modo da mantenere delle zone libere. Negli altri spazi, ad esempio quello che va dal porticciolo del CEDAS fino al Bivio, o quello che va dallo stabilimento CEDAS fino all'inizio dei Topolini, oppure il lungomare Benedetto Croce, vale la norma regionale e quindi i proprietari di cani possono portare i cani al bagno. Se ognuno di noi però è capace di darsi il limite e le regole garantiscono il limite, stiamo meglio tutti. Allora, torniamo in diretta, avete sentito dunque Cosolini, mi ha colpito alcune cose, per esempio i cani non possono andare sulle aiuole, vero? Cioè questa... devono comportarsi bene, nel senso che è chiaro che un cane come non può zampettare. Le persone non devono... Sì, mi sembra ovvio, nel senso che un cane che viene lasciato libero, saltabeccherà tra una aiuola e l'altra, un cane al guinzaglio, può magari zampettare sull'erba, ma non può scavare fuori le piante, certo, nei giardini dove ci sono delle coltivazioni. Giulia, come si comporta Astro? Astro è bravissimo, Astro è veramente un cane, anzi è uno di quei cani che viene detto un po' cane regolatore, quindi tende un po' a regolare gli altri cani quando vede che sono un po' agitati. Ma lui di razza? Sì, è uno Shetland. Ma è molto buono, un bellissimo carattere. Quello che ci tenevo a dire, insomma, come cittadina, come proprietaria, padrona di cane, è che questa maggiore apertura nei confronti di chi possiede un cane è sicuramente una cosa molto buona. Sicuro forse andrebbe ancora un po' limata, appunto, magari con una maggior disponibilità di aree di sgambatura, perché se ne sente un pochino la mancanza. L'area di Via Boccaccio è un'area che io conosco personalmente molto bene, perché stando in quella zona è quella che visitiamo molto.
E ogni tanto c'è qualche difficoltà perché è molto affollata, non è molto grande, quindi si può trovare in certe fasce orarie molto affollata e non tutti i cani vanno d'accordo, quindi tante volte una persona è costretta ad andare via o fare semplicemente un piccolo giro col cane al guinzaglio. Poi proprio... Teresa non cita anche dai marciapiedi un po' stretti, vero? Quindi anche andare a passeggio... Bisogna fare un po' di attenzione. E l'area di via Boccaccio poi è un pochino sporca, se si può tirare fuori anche questa questione. E, quindi sì, bisognerebbe forse un po' sensibilizzare i proprietari dei cani su questo fatto della pulizia. Infatti noi nella circoscrizione di Roiano stiamo adesso cercando di raccogliere... Non sa che Nerino ha scelto un altro padrone, adesso, lui preferisce... Sto facendo le feste a questa Ah, è contento. Pare che comunque anche il cane sia schierato un po' politico. Esatto, questo cane ha abbaiato per quanto la sua scelta di campo. Scusa Giulia, vai. E quindi sì, volevamo raccolta fare firme, una raccolta firme, sì, per una maggiore sensibilità, almeno per quanto riguarda la circoscrizione di Roiano, nella pulizia, specialmente nelle aree magari adiacenti alle scuole che sono frequentate da bambini, insomma è una questione di senso civico, bisognerebbe... Perché non ce n'è molto, tu dici? Alcuni... No, secondo me questa questione della pulizia potrebbe essere incrementata e quello che è brutto è che poi anche i padroni che invece sono diligenti e gestiscono bene i loro animali vengono presi in causa per colpa di pochi che certo. Non sanno comportarsi in modo più civile. Vi faccio sentire uno dei padroni che abbiamo contattato oggi in giro per la città e che affronta appunto alcuni temi che abbiamo già detto anche in studio, però ne aggiunge un altro. Il primo padrone lo ascoltiamo insieme e poi commentiamo, vediamo cosa dice, quali sono le problematiche in città, vediamo. Avere un cane a Trieste è abbastanza semplice, mancano degli spazi verdi adeguati per quanto riguarda adesso le varie disposizioni comunali, sembra che si possano portare in spiaggia ovunque senza limiti di orario, ci sono stati dei problemi per quanto riguardava un caso recente di una signora sull'autobus che è stata fatta scendere nonostante il cane fosse stato di piccola taglia, si spera che venga risolto più presto con i trasporti di Trieste questa situazione. E spazi verdi purtroppo grandi non esistono, io personalmente vado a Capodistria che c'è un spazio enorme, gratuito, super servito con acqua e sacchetti per raccogliere le minzioni degli animali, dove possono correre tranquilli e beati senza problemi. Questo a Trieste manca ed è un peccato. Ecco, questa è un'osservazione, cioè, per esempio lo porta a Capodistria perché lì può correre liberamente. Voleva aggiungere, Giorgi? No, sulla petizione ci siamo già incontrati, mi sono incontrato appunto con i proponenti. A Roiano c'è effettivamente un problema, soprattutto intorno alle scuole, dove ci sono dei cittadini maleducati che poi non puliscono. E allora trovare pulito magari li mette in condizione di non sporcare al loro volto ulteriormente, no? Quindi sicuramente l'educazione dei cittadini, sicuramente un po' di più pulizia da parte dell'amministrazione comunale, i lavaggi di marciapiedi che ultimamente per problemi immagino di bilancio sono ridotti all'osso, però sicuramente bisogna fare in maniera di partire dall'educazione dei proprietari ed arrivare fino alla pulizia delle strade che dovrebbe essere un po' più frequente, soprattutto d'estate. Cos'è quell'elenco? No, questo è l'elenco dei giardini, però è vecchio perché del 2012 in rete civica si trova questo. I cinque giardini di cui parlavamo prima sono quelli di Via del Velzo, Montecchi, Boccaccio, Via della Mandria e Viale Campi Elisi. C'è anche uno spazio dedicato ai cani dietro le case di via Grego, le case dei Puffi, credo che sia comunque gestito da Later e anche non regolamentato, ma vedo che lì spesso e volentieri ci sono dei cani che hanno la possibilità di fare la sgambata. E qui ci sono tutti i giardini in cui c'è il divieto d'accesso, ma che ad oggi, come per le spiagge, è una mia vecchia battaglia. Avevamo fatto credo 4 sopralluoghi nella passata consigliatura perché avevo fatto una mozione che chiedeva che almeno una parte della riviera di Barcola potesse essere riservata, ecco, ai cani. Volevo arrivare a quindi fare un'area cani anche, non so. Io l'avevo proposta alla fine della pineta dove c'è, ecco, il porticciolo. Dove c'è anzi il bagno CEDAS, c'è quel famoso spazio con quella rampa che va in acqua. All'epoca io avevo proposto quella come area che era l'unica che in qualche maniera poteva essere adibita anche a spiaggia per i cani. Oggi il problema è sorpassato. Certo che non è sorpassato. Sorpassato perché? Sorpassato perché comunque i cani
avranno l'accesso a tutta l'area. Cioè, se... spieghiamolo bene, perché poi lo ha detto anche il sindaco, quindi i cani si possono portare a Barcola, si, giusto? Si possono portare, adesso vediamo. Non a tutta Barcola. Non a tutta Barcola. Infatti lui ha fatto perché l'elenco. Perché decidono i privati qua, no, se hanno in concessione. Sulle aree pubbliche, sì, non quelle in concessione, dove il sindaco ha detto decideranno i privati, perché queste naturalmente sono aree in concessione. In concessione cosa vuol dire? Il bagno a pagamento evidentemente deciderà lui, non so, senza fare pubblicità, però, sticco, si dovrà vedere ai topolini, però sono delle aree pubbliche. Però dovrei dire, scusa se ti interrompo, sì, mi ricordo invece dell'orario, che è una cosa che già da molti anni è in atto, dopo dove per esempio dopo le 20 è possibile portare il cane al mare, stessa cosa anche prima delle 8. E ricordo quindi che per esempio, si può portare nelle aree pubbliche ma non nell'orario. No, questo era già giorno. Precedentemente, esatto, sì, questa però, normativa aggiunge qualcosa in più. Quindi voglio dire, sicuramente considerando che il cane non va in spiaggia alle 4 di pomeriggio in agosto, certo, considerando che se cioè una persona che ha un cane cerca di mantenerlo in salute e non lo metterà con la crema solare ai topolini, perché questa è una pratica un po', insomma, penso che mi verrà detto che non è buona per la salute del cane, considerando tra l'altro che la legge regionale dà anche delle normative per quanto riguarda la salute del cane in spiaggia, cioè dice mantenere un posto d'ombra eccetera eccetera. L'acqua. Le aree di spiagge libere certamente sì. Cioè, poi se vado alle 10, 11, 12 del mattino ai topolini, no? Cioè dopo le 8, dopo in le questo 8? Caso si è ampliato, ma non nelle zone in concessione. No, quindi topolini, diciamo però per fare chiarezza, in qualsiasi momento della giornata io posso portare il cane al mare, ai topolini, piuttosto che al CEDAS, piuttosto che in tutte le aree pubbliche, per cui per andare invece in uno stabilimento privato evidentemente sarà demandato al proprietario dello stabilimento la regolamentazione sugli animali. Ed è una cosa importantissima, perché è vero che alle 4 del pomeriggio non staremo un'ora con il cane, però il famoso touch si potrà andare a fare anche con l'animale, quindi se uno cioè, ha necessità... può fare il bagno, no? Ovviamente il cane? Beh, sì, certamente se c'è l'accesso... Non è vietato, poi... no? No. Ok. Perché queste regolamentazioni, l'importante è che poi non creino dubbi e problematiche. Quella degli autobus che hanno creato questo così caos istituzionale con l'arrivo dei carabinieri, con l'autobus che si è fermato, dimostra che c'è poca chiarezza. C'è un incontro fra un paio di giorni, perché sentivo Trieste Trasporti, fra un paio di giorni devono fare un nuovo incontro per capire cosa cambiare. Non è possibile che... cioè allo stato attuale possono salire o no sull'autobus? Ma... Allora, c'è la legge regionale che... Sì, scusa Tiziana, dopo ti lascio. No, era solo per l'importante appunto è dare chiarezza ai cittadini. No. Allora, a me risulta che si possa salire sull'autobus. Con cani di piccola taglia a discrezione dell'autista, può essere? Esatto. Non solo di piccola taglia. Non solo. Esatto, con è stato cane. Ampliato. Prego, esatto. Dottoressa, faccia lei. Questa nuova normativa ha ampliato i Trieste Trasporti, adesso probabilmente non userò il termine esatto, certo, ha chiesto una sospensiva, un qualche cosa, per emettere un nuovo regolamento di vettura. Che quindi ancora deve essere emesso. Sì, per cui la legge è già entrata in vigore, esatto, per cui nei giardini sono state corrette le targhe con la posizione di adesivi, quindi i cani entrano in tutti i giardini. Sugli autobus no, infatti c'è stato due settimane fa questo caso della signora che è stata fatta scendere. Dovrebbe essere creato un nuovo regolamento, sì, che potrebbe anche essere quello, come c'è in altre città d'Italia, di regolamentare, ma si parla sempre di buon senso, che nell'orario di punta, per cui i bambini che vanno a scuola, l'uscita dalle scuole, è chiaro che in quell'ora lì non porti su un cane che magari viene pestata la coda, si arrabbia, si infastidisce. Comunque, Trieste Trasporti dovrebbe a questo punto adeguarsi in questo senso, fare un nuovo regolamento di vettura. Anzallo e poi Cimolino. C'è una legge, bisogna adeguarsi alle leggi, no? Perché se non ci adeguiamo alle leggi... Aspetti Cimolino, poi precisiamo, Anzallo. Ma oltre ad adeguarsi alle leggi, perché poi spesso e volentieri le leggi, no, si lasciano scrivere, poi uno non capisce, ma è, allora, quantare il cane di grande taglio, piccola, ci vogliono, no? Che ci siano dei regolamenti e che siano comprensibili a tutti, quindi... avere per esempio sul sito del comune e che questo sito poi possa essere trasferito magari all'associazione, all'ordine del veterinario oppure a quant'altro, in maniera che uno con un clic si va a vedere le regole della propria città di come può, dove può portare il cane, quanto tempo, che orari, quali sono gli stabilimenti dove può andare con il cane o con il gatto, insomma con il suo animale, e cioè fare chiarezza
su tutto. Ma c'è chi va allo stabilimento col gatto, no? Perché mi incuriosisce, sì. C'è chi va allo stabilimento. No, per... ah, okay. Allora, il regolamento no, riguarda tutti. Però, no, nel senso no, che, dico, siccome ascoltandomi, ci sono anche noi diritti degli altri animali, abbiamo detto anche delle formiche. Delle formiche, quindi, sì. Se uno vuole andare al bagno con le formiche, diciamo. Adesso leggeremo anche i furetti, la legge. Anche il coniglio, però, voglio dire. Fare no? chiarezza e discutere di queste cose basilari che regolamentano la vita quotidiana delle persone... deve essere più chiaro. Sì, fa bene anche alla politica, perché come vede la discussione stasera è pacata, no? E stiamo cercando tutti di contribuire, di dare il nostro certo. contributo per risolvere un problema che tutti quanti sentiamo. Se si ricominciasse a parlare di queste cose, forse poi anche per le altre questioni ci parleremo e ci ascolteremo meglio. Ecco. Sì, io infatti sono convinta che quello che sta dicendo qui il collega sicuramente è giustissimo, perché queste trasmissioni come questa in questo momento sta facendo chiarezza e sta mettendo dei paletti, dei punti che servono alle persone. Ricordo che nella legge regionale infatti è detto che negli autobus potranno salire i gatti, non indica il numero, mentre il numero di due per quanto riguarda i cani. Ah, su ogni autobus possono esserci al massimo due cani contemporaneamente. In questo caso però bisognerà decidere con Trieste Trasporti se pagherà mezzo biglietto, certo. un biglietto, se potrà essere magari possibile avere un abbonamento. Ci sono... Per esempio per ieri, no? Lui è venuto in Sicilia, non si paga, perché si paga... No. 40 euro a tratta, esatto. Ecco, 40 euro a tratta non è tantissimo per se ti vuoi portare il tuo io tuo scelto amico sempre del di non stivarlo, tra l'altro, perché non stivarlo. No, a proposito, è importante perché adesso molti vanno in vacanza col cane, io ho sempre scelto di non stivarlo, ovviamente, poi il mio era piccolino, quindi... ecco, non stivarlo, vuol dire non mettono... possono essere tre, però, quindi ti devi informare... Sotto i 9 kg. Sotto i 9 kg. Sotto i 9 kg possono stare in cabina, diciamo, insieme al padrone, no? È chiaro, tu vai nel sito delle varie compagnie aeree, trovi tutto come devi fare, a che numero devi telefonare, certo. come ti informi per prenotare sia l'andata che il ritorno. Però Fulvio, possiamo dire una cosa, adesso abbiamo la telefonata quindi arriviamo subito, quanto pericoloso è metterli in stiva? Dipende dalla tipologia di cane, nel senso che oramai la stiva non è quel luogo buio e rumoroso di una volta. Chi garantisce il viaggio in aereo, quindi fa pagare un servizio al proprietario dell'animale, garantisce anche dei criteri di sicurezza. Quindi ci sarà una visita veterinaria prima, nel quale il veterinario valuterà l'età del cane, la tipologia di cane. Ci sono delle linee aeree non in Italia che non fanno viaggiare i brachicefali, ovvero i cani quelli col muso schiacciato, proprio per il motivo che andando in stress o andando in iperventilazione potrebbero avere dei problemi di respirazione. Detto questo, non è pericolosissimo. Se c'è effettivamente la necessità di viaggiare col proprio cane, perché io sconsiglio sempre ai proprietari che vanno a fare un weekend fuori porta a Parigi di portarsi il cane se non è strettamente necessario. Si può per un periodo breve? Esatto. Se uno invece ha un spostamento piuttosto lungo, c'è il modo di farli viaggiare anche in stiva in tutta sicurezza. Allora, fatemi salutare Cristina. Ciao Cristina Frison. Ecco qua, ciao. Buonasera. Buonasera. Ciao. Conduttrice tra le altre anche di Qua la Zampa, quindi è una cosa che ci fa piacere ricordare. Allora Cristina, dimmi, lunedì alle 19:20, giusto? Tra Trieste in diretta e il telegiornale. Esatto. Come sta andando? Bene, bene, poche settimane, un gatto e quattro cani, poi al di là del numero, che insomma sono 5 creature in tutto, grande soddisfazione perché si tratta di creature comunque adulte di 5-6 anni, per chi conosce e sa, certo è molto più attrattivo un cucciolo magari di razza rispetto ad un cane adulto e con già un vissuto, quindi un carattere da far conciliare. Adesso vediamo anche le immagini, ma Cristina, quindi tu dicevi che in poche puntate sei riuscita a far adottare 5 tra cani e gatti? Esatto, un gatto e quattro cani, il gatto del Gattile, del Gattile di Trieste, di Giorgio Cocciani, e quattro cani del rifugio Astad della dottoressa Paronuzzi. Quindi contenti, insomma, andiamo avanti, ci crediamo molto. Ma tu hai animali a casa, sì o no? Io ho quattro gatti. Ah, quattro gatti, perché hai scelto il gatto? Gatti. Perché ha delle caratteristiche che secondo me si avvicinano molto alle mie, forse un po' di più. Poi avrei preso anche i cani, ma i gatti, i cani, già quattro gatti penso che sia una convivenza già sufficientemente movimentata. Aggiungersi il cane l'avrei già fatto, ma non so se posso andare d'accordo, devo vedere. I gatti mi piacciono tanto.
tanto. Senti, ma la curiosità era emersa prima, ma l'hai mai portato alla spiaggia il gatto, no? Vero? No. Ah, ecco, ecco. No, il gatto ama la casa, il gatto vive in casa. Esatto. No? Poi ad avere un giardino va bene anche un giardino, ma il gatto non si cambia casa, non si porta in dai casa. Ma conoscendo questi cani, magari durante il Quala Zampa, in queste puntate, le registrazioni, non ti è venuta voglia di un cane anche? Sì. Ma al momento ho visto tanti cani molto grandi, a me piacciono i cagnetti piccoli da borsetta, è difficile trovare un canino. Vabbè. Però il primo cane da borsetta che trovo, giuro che lo prendo. Ecco, bene, sei sempre attenta allo stile. Grazie Cristina, allora ricordo Cristina Frison, qua la zampa ogni lunedì alle 19:20. Ciao, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao, ciao, grazie, Cristina. Ciao. Vi faccio sentire però un'altra cosa che noi abbiamo raccontato nelle settimane scorse con il telegiornale di Tele4, che è poi chiaramente legato ad eventi di cronaca, quando abbiamo scoperto da alcune segnalazioni che proprio a Barcola, di cui parlavamo prima, erano stati messi non dei bocconcini questa volta, ma un diserbante molto potente che aveva ucciso almeno due cani. Sentiamo la storia raccontata da Umberto Bosazzi. Sono almeno due i cani, entrambi di razza corsa, morti avvelenati causa un diserbante versato in maniera, diciamo, impropria. È una storia che si ripete in zona Barcola all'inizio della bella stagione. Sono stati prelevati dei campioni per effettuare le analisi del caso e tutti i veterinari sono allertati. Insomma, non è ancora psicosi, ma il rischio è piuttosto serio, anche perché vi sono altri precedenti preoccupanti. Mesi fa, in piazzale Rosmini, alcune sostanze coagulanti utilizzate per uccidere i topi avevano causato l'avvelenamento di alcuni dei cani che assieme ai loro padroni frequentano il giardino. Per fortuna tutti gli animali coinvolti si sono ripresi. Intanto sul fronte animalista c'è da sottolineare un altro caso. Stamani una 79enne che era salita a bordo della linea 14 con il proprio cane, di taglia piccola ma non piccolissima, con museruolo e guinzaglio corto, è stata fatta scendere dal conducente che ha applicato la normativa vigente, oggetto di più di una discussione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Quindi questa è una storia, abbiamo ricordato tra l'altro anche quella dell'autobus, la vicenda che citavamo prima. Invece Giorgio mi ha fatto avere la foto di? Zasco. Riusciamo a inquadrarla? Vediamo se non c'è più, ma insomma mi ha fatto compagnia a me, alla famiglia. Bellissimo pastore tedesco. Per 10 anni. E poi questo è Zasco, ecco, era il cane di Lorenzo Giorgio. Non avete scelto di prendere un altro poi? No, perché perdere, ne parlavamo prima, no, non voglio esagerare, però è quasi come perdere un figlio. Il dolore è stato fortissimo e quindi non me la sono sentita. E soprattutto perché avere un animale è un impegno importantissimo. Non può essere né un giocattolo, non può essere uno sfizio. Abbiamo detto che fa parte della famiglia e quindi per gli impegni, per il lavoro, non sempre si può dare la giusta attenzione. Allora se uno non riesce a dare l'attenzione che un animale merita, che poi viene ricambiata con l'amore che l'animale dà incondizionato. Tedesco, chiaramente era molto impegnativo. Certo. Era sì, lui era a casa, era come un gatto, nel senso che lui si metteva, dove eravamo noi, si metteva sui piedi, quindi non cercava assolutamente gli spazi, poteva andare in giardino, in terrazza, no. E certo che entrare in casa per gli estranei diventava dura a quel punto. Però dicevo, anche gli impegni lavorativi non mi permettono di avere la sicurezza di poter dare all'animale quello che l'animale deve ricevere, che è l'amore e l'attenzione incondizionata. Mi è capitato, ma intanto invece io quando è morto il cane con cui sono cresciuto, i miei genitori alla fine ho imposto un altro cane, sono andato a prenderlo al canile e dopo loro chiaramente hanno cercato di rifiutarlo per uno o due giorni e poi ho vinto io, ovviamente, perché poi ci vuole poco, insomma, e l'amore forse va dato anche a un altro animale. Scelga lei, Giorgi. Volevo chiedervi un paio di cose anche su questo servizio, perché forse Giulia tu a te ha colpito, però noi abbiamo raccontato con questa segnalazione, insomma, la morte di due cani per questo diserbante che veniva distribuito. Insomma, adesso ci sono anche, credo, delle indagini, magari non ufficiali, però qualcosa. Sì, si sentono molte di questi avvenimenti, purtroppo, e una delle ultime cose che ho notato proprio nell'area di via Boccaccio di cui parlavamo prima è stata messa la scatola di idratizzante all'interno dell'area di sgambatura, quindi nell'unico posto in cui i cani possono essere lasciati liberi. È stata messa. Questo è stato un errore, allora. Si spera di sì, perché è abbastanza pericoloso. Sono comunque delle scatolette nelle quali non è possibile che il cane, a meno che non la prenda e non la sgranocchi, può tirar fuori i bocconcini.
se dovessi cercare un'unica scusante per questo e pensare che nell'area di sgambattura forse ci sono delle briciole di biscotti perché i proprietari portano inevitabilmente delle chicche per i loro animali, allora magari la mettono anche lì. E va sempre fatta attenzione comunque a qualsiasi cosa un animale mette in bocca. In questi giorni l'azienda sanitaria e il comune hanno messo non solo nell'area di via Boccaccio ma in diverse zone di Trieste i cartelli rossi che segnalano la derattizzazione, e viene effettuata da una ditta che sa esattamente come puoi mettere i bocconcini. Ma quello che è successo a Barcola voi lo sapevate? Eh? Cioè vi era giunta voce di questi avvelenamenti? Intanto bisogna sempre ricordare che c'è un obbligo di segnalazione da parte del veterinario che vede un animale con sospetto avvelenamento all'azienda sanitaria. Arrivo col cane che è stato avvelenato, il mio veterinario deve fare una denuncia, per cui fare anche attenzione, perché ci può essere la famosa cosa del procurato allarme, per cui verificare prima di dire che ci si sicuramente qualche pazzo che mette in giro, ci sono i pazzi che fanno queste cose purtroppo, per fortuna meno di quel che si sente in giro. La questione della derattizzazione non è soltanto opera del comune, ci sono anche tutti quelli che hanno la cantina, il giardino e che mettono spesso e volentieri le bustine, non i bocconcini, e devo dire che spesso e volentieri, forse per eccessiva fiducia nel buon senso dei loro cani, le mettono in dei posti dove le vengono raggiunte. I casi di avvelenamento da anticoagulanti che vediamo in clinica ogni anno per la maggior parte sono causati da bustine messe dai proprietari, non da veleno. Si riesce a salvare un cane avvelenato? Si arriva per tempo, sì. Quindi cosa bisogna fare? Prima cosa? Portarlo immediatamente? Come si riconosce? Il proprietario non riconosce inizialmente i sintomi, il proprietario di solito torna a casa e trova il cane con una bustina aperta in giro, oppure trova un cane molto abbattuto e alle domande del veterinario dirà che aveva messo, poi ci sono degli esami specifici del sangue che ci danno la possibilità di fare una diagnosi e quindi iniziare una terapia specifica. L'importante è quando si è sospetto di un avvelenamento, qualsiasi esso sia, che sia da insetticidi, lumachicidi, in questo periodo cominceranno a mettere anche il veleno per le lumache, anche chi ha giardini e orti, e portare sempre la scatola, di quello che si crede possa essere stata il problema, diciamo, la causa scatenante. Però è vero, cioè ogni anno mi sembra di capire, adesso poi probabilmente sarà ridotto in termini di emergenza, come dicevamo prima, questa segnalazione di avvelenamenti, però succede, e forse sempre nella zona di Barcola, vero, mi sembra di capire, vero? A inizio stagione, quando si comincia ad andare al bagno, e forse dà fastidio che la pineta non sia in condizioni ottimali, vero? Può essere questo il senso, perché poi ho notato, portando a spasso anche io il cane qualche mese fa, che in pineta insomma non è curatissima, non c'è rispetto da parte del proprietario, forse il padrone. Non so quale sia il senso, comunque non ha, cioè, che senso ha avvelenare gli animali, se tu insomma semplicemente per far spazio, no, all'uomo, cioè ecco, troviamo un modo per convivere tutti quanti assieme e per anche educare, perché prima di sanzionare vorrei che si facesse anche una campagna di sensibilizzazione e di quindi educazione anche a come si gestisce il proprio animale o anche a come ci si confronta con gli animali degli altri quanto uno non ha il proprio. Questo secondo me sarebbe molto, molto più importante. Comunque anche nello Staranzanese c'è stato l'avvelenatore che a Staranzano pare che due cani siano stati avvelenati. E sembra che sia opera di qualcuno che insomma. Certo. Allora, adesso vi faccio sentire un'altra cosa, che è un altro padrone che abbiamo sentito oggi pomeriggio, che segnala alcune altre tematiche. Una ragazza che era spassa col suo cane. E poi volevo capire quant'è la multa per chi non raccoglie. E quella curiosità del regolamento per le formiche, perché non possiamo non dire qualcosa a questo punto, perché ci interessano. Sentiamo un'altra padrona. Avere un cane a Trieste non è tra le cose più facili, e gli spazi verdi ce ne sono pochi, anche se è stato apprezzato molto il fatto di poterli finalmente portare ai giardini pubblici, dove in realtà molte delle persone che frequentano non conoscono il regolamento, cioè mi è capitato di dover andare dal poliziotto a farmi confermare il fatto che il cane potesse entrare effettivamente al giardino pubblico, e mi è stato risposto che purtroppo i cani possono entrare, quindi per molti versi è migliorato qualcosa, per altri no, nel senso che le persone sono ancora molto restie a volere il cane vicino ai bambini, vicino agli anziani, vicino a qualunque altra forma di vita. Al mare noi in realtà andiamo all'ex Fidolido,
perché appunto solo per loro e non si incontrano persone sì, fastidiose, diciamo. Trieste per fortuna è una città che bene o male ama abbastanza i cani. I cani sono tantissimi, i bar e i vari ristoranti lasciano la ciotola fuori e finalmente hanno riparato alcune fontanelle, quindi finalmente abbiamo anche la possibilità di farli bere in città. E c'è qualcuno purtroppo che rovina la categoria, diciamo, dei padroni di cani, che non raccoglie, dà fastidio, lascia i cani liberi o usa guinzagli di quelli chilometrici, però la maggior parte delle persone come me o come altri cerca di rispettare il più possibile le regole. Rispettare le regole, dove porti al mare? Porti al mare tu, sì? È ancora... Fidolido, no? L'ex Fidolido, sì, vi sentito pure Barcola? Sì, sicuramente l'abbiamo portato. E adesso, insomma, speriamo di inaugurare presto anche queste nuove normative per quanto riguarda Barcola. Cosa fai? Ringhi? Ecco. Nerino ringhia. Mi ringhiava. Eh beh, certo, sei un cane di centrosinistra, abbiamo scoperto. Una battuta su Fidolido. Io volevo, al di là delle polemiche di quello che è successo, i complimenti all'associazione Crescere Insieme, che aveva avuto l'idea, a Carlo Alberto Dovigo, mi ricordo, sì, che aveva fatto quella cosa bellissima. Poi non entriamo in polemica, però è veramente peccato, perché mi pare che le cose andavano bene. Cosa dire sugli animali? È fermo ormai da anni il discorso del cimitero per gli animali. Vero. L'ultima proposta, il piano regolatore di qualche anno fa, lo prevedeva in una zona assolutamente inaccessibile nella parte alta di via commerciale, per cui fortunatamente si è preferito non continuare, però è una cosa che va assolutamente affrontata, perché sono tanti i proprietari di animali, perché in questo momento, magari poi la dottoressa spiegherà, la procedura quando un animale ci lascia è tutt'altro che... così affrontabile psicologicamente per il proprietario, certo, di un cane che lo deve lasciare. Per cui il cimitero degli animali è sicuramente una cosa che va affrontata, e magari assieme al consigliere Cimolino ne parliamo anche di questo. C'è questa esigenza, no? Direi di sì, perché tra le altre cose in tutta la regione non ce n'è più uno. Una volta c'era il giardino dei ricordi di Cassacco, adesso che mi risulti è in un momento di stasi, non è né chiuso né aperto, comunque ci sono un po' di difficoltà per raggiungerlo, e quindi il cimitero più vicino è quello che c'è a Padova. Attualmente, esatto, la normativa prevede che nel momento in cui viene a mancare un cane ci sono due possibilità: o seppellirle in un terreno di proprietà, mi raccomando di proprietà, perché ogni tanto si sente invece i ritrovamenti di salme interrate in carso. Bisogna pensare che i cani hanno il microchip dura come dura in eterno, per cui poi dopo si risale immediatamente. E cosa succede in quel caso? E si viene sanzionati, oltre al dispiacere dell'esumazione del cane. Per cui in terreno di proprietà si può mettere il proprio cane in terra, non tutti hanno la fortuna di avere un giardino, certo, di proprietà, e quindi gli rimane soltanto la possibilità di cremarlo, e la cremazione è un qualche cosa che impone una separazione forzata, diciamo, dal... Ma anche perché, dottoressa, se non sbaglio, non è che in quel posto si cremano soltanto gli animali, diventa quasi, è brutto dire, ma quasi un rifiuto speciale, per cui è una situazione un po' così. Esiste la possibilità di avere la cremazione singola del proprio animale, purtroppo a dei costi che non sono accessibili per tutti quanti i proprietari. Con la restituzione delle ceneri, a quel punto uno può farne quello che se no richiede. La cremazione viene con altri animali. Con le immondizie, per amor del cielo, ecco, però questo... vengono stoccati fino al raggiungimento di una quantità tale da giustificare un... Tanto non vengono neanche più cremati in Friuli Venezia Giulia, viene mandato a Brescia e vengono cremati tutti insieme, cani, conigli, criceti, insomma, tutti gli animali che devono essere... Però il cimitero di Padova, ho presente, è piccolino alla fin fine, no? È molto piccolo. Sì, ma non c'è nemmeno più quello. E ripeto, anche lì non è la questione di creare una struttura pantagruel, come diceva appunto quella di via commerciale, che era un progetto splendido sulla carta. Esagerato. Cioè, a noi proprietari di cani basterebbero delle cose semplici, che però fossero fruibili.
Allora, io faccio, rispondo alle tre domande, ecco, in maniera chiara. La prima cos'era? La multa, no? La multa. Multa se allora, non raccolgo esatto, i bisognini. Fino a 300 euro abbiamo, no? Quindi la multa per chi non raccoglie. La seconda cosa... Fino a 300, cioè come si valuta in base... 300 euro. Ah, ok, no, possiamo in base alla dimensione raccoglie. Di quello che... No, beh, non è in base alla dimensione. Okay. Bene, comunque è, un, quello che non è stato in qualche modo sporcare... E questo va... Noi dobbiamo considerare che abbiamo cittadini che hanno cani e cittadini che non ce li hanno, quindi dobbiamo tutelare tutti quanti, certo, in questo caso, no? Perché se noi consideriamo, come abbiamo detto sui numeri, 250.000 iscrizioni all'albo canino, in questo caso noi dovremmo andare, se tutti quanti non pulissero per terra, dovremmo andare con gli stivali di gomma, quindi anche questo dobbiamo tenerne conto. Seconda cosa, per quanto riguarda i diserbanti, devo dire che qui, al di fuori di quelli che possono essere le persone che per incauto posizionamento o per vario titolo, sicuramente molte amministrazioni anche nel resto d'Italia stanno cominciando ad utilizzare delle sostanze che possano essere o per composizione o per, perché magari si usa l'olio di neem oggi come insetticida, o per modalità di, come si diceva, di scatolette o cose in cui il cane non entra, non è appetibile, eccetera, stanno utilizzando queste tipologie proprio nell'idea di tutelare quelli che sono gli animali domestici, e questo è il secondo. Dopodiché io avevo la lista che era stata poi anche detta dal nostro sindaco per quanto riguardava le spiagge libere, sì, che se volete ripeto. Aveva imparato a memoria, aveva detta tutta nel nostro servizio. No, beh, ripetiamola perché secondo me è fondamentale. Magari questo può, cioè io sono qua per dare informazioni, sì, e quindi questo vedo come tutti quanti qua. Quindi è importante questo, quindi lungomare Benedetto Croce, il tratto di mare che va dal porticciolo di Barcola al Cedas, dopo i Topolini, fra il viale Miramare e la costiera, il molo situato prima dell'ingresso principale del castello di Miramare, la spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce e la spiaggia ai filtri. Qui quindi va. Questi vengono considerati spazi pubblici. Pubblici, dove si può portare? Esatto, intanto questo. Poi invece per quanto riguarda i cosiddetti regolamenti, mi dispiace che oggi non abbiamo parlato di gatti, perché anch'io ho due cani e ho tre gatti, Bianca, Bianca e Nera e Bianca. Beh, non era molto originale, stanno benissimo tutti insieme. Cioè Bianca era il colore, erano i nomi? Bianca, no, Bianca. Sono i nomi, ma anche... E come fa a distinguere la prima Bianca dalla seconda? No, Bianca, Nera e Bianca e Nera. Ah, senta, ok. Non è, è molto semplice. Vabbè, e poi invece i regolamenti, come abbiamo detto prima, si occupano di tutti gli animali e soprattutto anche di animali che possono essere gli animali tropicali, eventualmente poi anche animali per esempio come gli insetti. Noi dobbiamo ricordare che il comune tutela anche questi animali dai parchi, per esempio a me piace ricordare che qua le formiche, oltre naturalmente a farfalle diurne, notturne, libellule, coleotteri, e questo è bello, ci sono anche, per esempio, una cosa un po' curiosa, dicevamo prima, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale, le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare necessità sarà il comune a provvedere. Quindi, voglio dire, il regolamento che riguarda questi animali vede a tutto tondo un po' tutta la vita, certo, quindi il seppellimento, la nascita, eccetera. Abbiamo parlato di tutto e abbiamo pochissimi minuti. L'animale più strano che c'è a Trieste, ai presenti, viene in mente? Io ho visto un pitone anche. Sì, nelle nostre case non sai che cosa c'è. Diciamo che, se parliamo nelle nostre case, ci sono animali veramente strani, perché le persone detengono ragni di tutte le tipologie, iguane, insetti. Cioè, adesso di moda anche i coleotteri, per cui dei grandi scarafoni, mi verrebbe da dire. Non posso pensare che rapporto si possa avere con un coleottero, certo, di empatia, però anche quelli ci sono. No, nelle nostre case. Però l'iguana è bellissima, mi piace molto. Splendida. Potremmo parlare però di quelle che sono le sue esigenze etologiche in casa. Ecco, un'iguana è splendida nel suo habitat naturale. Quindi è sbagliato averlo... Nelle nostre case li dobbiamo per forza tenere in delle teche, per forza, esatto, dobbiamo privarli di quelle che sono le loro esigenze etologiche. Per cui splendide da guardare, ma allora guardiamo un documento. Vediamo chi invece ha un cinghiale in casa, nel senso che purtroppo succede molto spesso e sono parecchi guai. Sapete
sapete quello che è accaduto nei giorni scorsi, invece noi siamo andati anche ad ascoltare il racconto di questo anziano che è stato aggredito dal cinghiale. Ci sono tutta una serie di consigli, poi credo in un opuscolo della provincia, quindi di stare attenti da questo punto di vista. Sapete che è stato aggredito insieme al cane, il cane poi purtroppo è morto. Sentiamo il racconto. Aggredito da un cinghiale nel cortile di casa propria. È stata sfiorata la tragedia stamane in strada di Longera 206. Intorno alle 6.30 il furioso abbaiare del proprio pastore caucasico ha attratto all'esterno il signor Bruno Zerial. Il cane stava lottando con un cinghiale di grosse dimensioni che aveva sfondato la recinzione. Alla vista dell'uomo l'animale si è scagliato contro, iniziando a graffiarlo e morderlo. Se uno viene a casa mia vede che transitando fuori dal giardino è come sarebbe un mattatoio di tanto sangue a terra, un po' il mio, un po' del cinghiale. L'istinto di protezione verso il proprio padrone ha consentito al cane di continuare ad attaccare il cinghiale e che a un certo punto, ferito, ha abbandonato la lotta ed è fuggito. L'uomo è rimasto a terra fino all'arrivo dell'ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale, ove per le numerose ferite e lacerazioni riportate è stato ricoverato in medicina d'urgenza con la prognosi di 15 giorni. E circa le 6:30 e questo cinghiale era entrato dal mio confinante e poi vedendomi mi ha aggredito enormemente, perché poi mi ha buttato a terra, mi ha caricato, ma ha fatto male un po' dappertutto, e il più è la gamba e la mano sinistra, no? E bene che ho un cane grosso che mi ha salvato perché l'ho aggredito lui. Poi non mi molava, i miei vicini sono intervenuti gridando e lui caricava da tuo matto dappertutto. Inutile viceversa la corsa verso la clinica veterinaria. Il cane è purtroppo morto a causa delle ferite riportate. Nelle settimane scorse la presenza di cinghiali era stata ripetutamente segnalata anche da altri abitanti della zona. E una settimana fa, stesso circa, un uguale, che sono entrati sempre dalla stessa parte, il cane li ha caricati, loro sono scappati. Hanno sfondato le reti e sono scappati. Invece questa volta ha caricato, è caricato forte, perché me la sono vita brutta, essendo sotto, che lui mi caricava col muso e con le mani mi sono difeso. Poi è intervenuto il cane che l'ho preso per il collo un po', ma questo è un bestione enorme e non era facile. Il racconto avete sentito, questo raccolto dai giorni scorsi dai nostri ragazzi, perché comunque questo è un problema, no? Molto, molto sentito in queste zone. In questo periodo ci sono la nascita dei cuccioli e di conseguenza le scrofe cominciano a avvicinarsi ancora di più, perché hanno maggior bisogno di cibo per produrre poi il latte per i cuccioli, e diventano molto più aggressive quando portano i cuccioli. Noi, il signore ha visto i due adulti, non sappiamo se maschio o femmina, e poco importa. Probabilmente c'erano dei cuccioli nelle retrovie che aspettavano questa coppia che tornasse indietro. La popolazione di cinghiali è cresciuta esponenzialmente e quello che dobbiamo fare è smettere di dar da mangiare e di lasciare il cibo a disposizione, che vuol dire anche... Perché sennò li si attira, è questo il problema? Li si attira, in natura è normale che se io trovo una fonte di cibo più facile da raggiungere e maggiormente disponibile, invece che andare a scavare con i dentoni, con le zanne nel bosco per tirar fuori una radice, andrò a mangiare il pane vecchio o le bucce delle verdure, della frutta dietro l'orto. È per questo che i cinghiali sono arrivati, sono animali curiosi, sì, ma preferiscono la quiete del carso alla confusione di strada per Longera, però se lì trovano il cibo più facilmente è chiaro che scendono. Ma lì soprattutto si parla della zona vicina al boschetto, no? Che bene o male il boschetto rappresenta in qualche modo una lingua di terra che esce dal carso ed è bene o male un parco a tutti gli effetti cittadino, un bosco cittadino. In realtà appunto proprio in quella zona si è visto un aumento di cinghiali, anche e soprattutto perché attirato, come dice la dottoressa, da questa abitudine di alcune persone di portare questo cibo. Ma è fatto divieto in realtà, non per cattiveria, di dare da mangiare agli animali selvatici. Perché può avere delle conseguenze. Perché primo ogni animale ha un suo ruolo nell'equilibrio della natura, e quindi se io per esempio d'estate do da mangiare ai, non so, al, mi viene in mente adesso, al rio,
riccio, lui non mi mangerà le lumache, e quindi questo farà sì che il mio orto andrà in deperimento, come già succede. Però, mentre appunto il cinghiale è ancora peggio, perché è un animale che rispetto al maiale, e qui naturalmente abbiamo il veterinario, ha anche delle zanne, e quindi è in qualche modo veramente pericoloso davanti nell'attacco. E questo fa sì che le persone, anche magari uno che va, oggi li abbiamo visti per esempio qui, ma parliamo di Rozzol Melara, ci sono le fotografie che fanno il passaggio sulle strisce pedonali. Noi avevamo raccontato la storia di una famiglia che viveva in mezzo al bosco con una specie di tenda, chiamiamola così, e tutti i giorni erano abituati a trattarli quasi come dei cani di famiglia, quindi davano da mangiare a questi cinghiali che venivano a trovarli. Oggi, ricorderete, forse se ne parla ancora sui quotidiani, dell'intenzione di ridurre la popolazione dei cinghiali, quindi questo potrebbe essere l'unico modo? Ma ci sono, cioè, insomma, la provincia di Trieste, che in questo caso è quella che è più in prima linea su questi argomenti, diciamo, ha messo in atto tutta una serie di strategie che sta divulgando rispetto, da una parte, alla protezione per quanto riguarda le reti e quindi la protezione dei cittadini e di chi in qualche modo si trova di fronte a questa situazione in maniera proprio frontaliera. Certo. E dall'altra, appunto, ha attivato anche dei suggerimenti per quanto riguarda la riduzione e quindi naturalmente in questo caso la soppressione di una parte di questa popolazione. Infatti, un cubo cinghiali, la regione apre la caccia, in buona sostanza. Assessore Panontin dice che ci sono in arrivo misure per ridurre il numero degli esemplari sul Carso. Giorgi, cosa dice? Io che sono assolutamente contrario alla caccia, però devo dire che in questi casi purtroppo regola anche, bisogna perlomeno regolamentare forse qualche mancanza della provincia, perché ormai è da un po' di tempo che questa popolazione di cinghiali è aumentata in maniera esponenziale. Sicuramente l'appello ai cittadini di non dare da mangiare agli animali selvatici, che anche perché sennò poi si abituano a non trovare più il cibo, esatto, autonomamente, credo che possa essere un problema poi per le nuove generazioni di animali selvatici. Sicuramente in questo caso un intervento della provincia è perlomeno necessario, anche perché si trovano, ormai si trovano in via commerciale, ormai si vedono. Ma poi ci sono gli incidenti, no? Avete presente che un altro problema, per esempio, molto sentito anche in Veneto, e forse una storia che racconteremo nelle prossime ore, quindi seguiteci, di una ragazza che ha avuto un incidente stradale contro, perché ha tamponato praticamente un cinghiale, quasi investito, perché più che altro si tampona, vista la stazza, ma ha tamponato un cinghiale e poi ha avuto danni per sé, perché poi è stata aggredita, quindi danni all'auto, è stata aggredita, e poi racconta una storia che racconteremo probabilmente nelle prossime ore quando avremo dettagli in più. E poi là chi risarcisce? Perché poi è sempre lì, no? Battuta, non sono assicurati. Vabbè, gli chiaro, anni, quindi, no, a parte le battute, perché anche perché son pericolosi, cioè quando vai a sbattere c'è il rischio poi che altri mezzi vengano coinvolti, cioè la situazione è abbastanza complicata. Mettere le reti dappertutto non è assolutamente possibile. Io penso a via commerciale, dove sono 10 anni che i cinghiali all'altezza della chiesa di Regina Facis, ad esempio, attraversano la strada, perché scendono magari da Conconello e vanno verso la parte del bosco di Roiano. Però la situazione è pericolosa, poi di solito questa avviene di notte, perché probabilmente di giorno con i rumori stanno più lontani, e sicuramente non oso pensare che uno arrivi in moto, in motorino, no? Certo. E si trovi i cinghiali davanti. Una situazione che purtroppo in qualche maniera la provincia deve prendere in mano. Giorno si incontrano. Anche di giorno? Sì, andando su per un piccino, visto che faccio via commerciale, poi più spesso, anche di giorno, ho incontrato alle 4-5 di pomeriggio, ho incontrato una volta anche un cinghialetto piccolo, quindi mi sono preoccupato che lì attorno ci dovesse essere la mano. In quel caso assolutamente bisogna stare al sicuro, perché sennò aggrediscono. Certo. E poi però sì, non so se forse conviene cominciare a pensare più che dire la provincia non ha fatto, ma insomma come siamo messi con le province, che fra poco finiscono il loro mandato, bisognerà quindi competenze che devono passare ad altri. Non abbiamo ancora fatto le utili, quindi forse bisognerà risolvere in un'altra maniera. Perché sennò... Mi sa che Astro si è addormentato, forse non è molto divertente, non è incalzante il ritmo della trasmissione. Anche Nerino, vabbè. Allora, Giulia, tu hai altri animali oltre ad Astro? No, io sono Astro, è il primo cane che primo? Abbiamo, sì, tra l'altro ha 2 anni, è ancora piccolino. Sì, anche parlando dei cimiteri per gli animali, io non voglio neanche pensare quando... Però anche quella è una tematica, giustamente, che un'amministrazione deve affrontare, no?
E quali, di quali altri animali non abbiamo parlato, quindi dei gatti? Ma io volevo qualcosa, un attimino, visto che ho anche dei gatti, mettere anche, fare un qualcosa, qualche numero sui gatti, no? Ho visto gatto, anche quello, ma è raro che uno vada a spasso col gatto. Sì, è rarissimo, questo è un dato di fatto, perché i gatti non si adattano, di solito vanno fuori da soli, infatti viene considerato anche lo status di gatto libero, che sappiamo, no? Che è considerato in tutti i regolamenti regionali, comunali, eccetera. E noi, per quanto riguarda Trieste, oggi per esempio ho chiesto agli uffici, si parla di 600 colonie di gatti e di circa una popolazione di 150 gattare. A me sembra tantissimo, cioè quindi significa che a Trieste moltissime persone amano anche i gatti, e anche di questo bisogna curarsene, insomma, anche se non è detto che quelli che amino i gatti non amino i cani, o il contrario, oppure uno può amare tutti e due, perché ho visto molte persone anche che effettivamente vanno anche con il cane a dare da mangiare ai gatti. Su questo naturalmente è importante l'educazione delle gattare e anche il posizionamento di queste casette in aree dedicate che possano essere mantenute in maniera idonea, perché anche qui dobbiamo parlare di degrado o no di una zona oppure no, a seconda se mettiamo magari scatoloni oppure invece la gattara in qualche modo se ne occupa attivamente. Su questo la regione è intervenuta più volte e quindi ha istituito anche delle possibilità di creare dei corsi per sensibilizzazione dei cittadini o di chi volesse in qualche modo prendersi cura di questi gatti. Anche Che è vietato per un cittadino, può dar fastidio, ma non è che poi un libero cittadino può andare e anche fossero degli scatoloni smontare la colonia felina. La colonia felina censita ha dei diritti ed è normata, e quindi chiaro che la gattara la deve tenere con dei criteri igienici a norma, però non si può nottetempo andare a smontare le casette del comune, sono quelle che di solito hanno anche la targhetta all'esterno. Ecco, però le persone devono sapere questo, proprio perché abbiamo un regolamento zoofilo che il comune fa rispettare, è vietato andare a turbare quella che è una colonia felina. Sì, d'altro canto noi dobbiamo dire che queste gattare ricevono una sorta di patente, diciamo, no? Quindi c'è tutta una costruzione, no? Attorno a questa, a questa situazione del cosiddetto gatto libero, no? Che è bellissimo e noi vediamo nelle nostre città, ed è bello che sia così. D'altronde chi volesse in qualche modo mettersi in contatto con questi mondi, io dico sempre ci sono tante associazioni che si occupano di questo e ci si può rivolgere. D'altro canto, per fare solidarietà, cioè nel senso aiutare, per fare in qualche modo, per prendersi cura, come fate voi con le vostre trasmissioni Quattro Zampe, anche per quanto riguarda il discorso del gatto, no? Perché come abbiamo i cuccioli di cinghiale, questo è il periodo dei gattini, e il problema dei gattini non è un problema perché sono gattini, ma perché spesso, essendo una città piena di auto, questi si ha rischiano la mattanza dei gattini, no? Mentre adesso per fortuna, diciamo, non ne abbiamo tantissimi e sono un po' più tutelati dalle persone perché sanno di tenerli magari un po' più lontani dalle strade, eccetera. Io credo, per così, per conoscenza di tutti, che il nostro ufficio zoofilo, e questo per saperlo, ci sono due persone che sono la Daniela e la Claudia, la signora Arzon e la signora Coloni, che al numero di telefono 675 prefisso 040 4304 tutta la mattina e anche il pomeriggio rispondono al telefono e poi possono essere contattate. Ripetiamolo, 040 675 4304. Io devo dire, le trovo molto gentili e soprattutto per quanto, e hanno molta pazienza, e soprattutto per quanto riguarda sia gatti che cani, perché ricordo che ci sono anche delle norme che dicono che magari se si ha il decesso del cane, la cessione del cane, il cambio residenza, è indicato, cioè anzi è obbligo andare all'anagrafe canina, in questo caso, a dare queste informazioni entro un tot di tempo. C'è un'altra cosa, in pochi minuti, che mi aveva colpito negli ultimi anni, quando è esploso, diciamo, l'autorità di personaggio, ricorderete, Cesar
Inter Milan. Il comportamentalista, cioè chiamiamolo psicologo per cani o per padroni, perché poi bisogna vedere quando si ha un'eccessiva aggressività nel proprio animale, quando c'è qualsiasi altro tipo di problema. Come sta andando? Cioè, è un fenomeno esploso, diciamo, oppure adesso il continua? Problema è che il cane attualmente può essere comprato da chiunque, qualsiasi cane può essere comprato da qualsiasi persona e spesso viene acquistato con dei criteri, certo, estetici e la totale ignoranza di quelle che sono le esigenze di quella razza. Tra l'altro adesso è estate, abbiamo ricordato i viaggi, abbiamo ricordato il bagno, c'è e non abbiamo ricordato l'abbandono, esatto, certo. dopo ne parliamo. L'abbandono che grazie al cielo, piccola parentesi, è un po' ridotto perché il microchip, ripeto, certo, è una cosa che non si può falsare e che quindi scongiura. D'altronde appunto si può andare in qualsiasi negozio che venda animali o articoli per animali e ordinare un fantastico, adesso non me ne vogliono i proprietari degli Akita Inu, ma sono una razza che è andata di gran moda dopo un film con Acico, ecco, esatto. Ne è cresciuta la popolazione in maniera esponenziale e questi animali, che sono degli animali di taglia grande, non sono degli animali, sono splendidi, assolutamente semplici da gestire, sia per quello che è lo spazio e il tempo di cui necessitano, per cui è un animale che va portato a fare non il giro dell'isolato, ma una passeggiata e una sgambata piuttosto lunga ogni giorno. Queste persone spesso li acquistano senza aver poi l'intenzione o la previsione temporale di andare a fare un corso di educazione con il proprio animale, perché prima di arrivare ad un comportamentalista, quando c'è il problema dell'aggressività, dell'impossibilità di gestirlo in un ambiente casalingo perché è un animale iperattivo, ipercinetico, forse bisogna farlo sgambettare, vero? Bisogna capirlo, noi amiamo parlare ai nostri cani, ma i nostri cani ci parlano in una lingua che noi non sappiamo interpretare, noi semplici, semplici proprietari, e quindi un educatore, quando andiamo a fare un corso di obbedienza, è quello che si fa quando il cucciolo ha qualche mese, ci darà degli elementi con i quali capire se questo animale sta andando in sofferenza, sta andando in stress. Sicuramente portarlo a sgambare e portarlo a giocare con i propri simili è un qualche cosa che lo rende più rilassato, ma dobbiamo sapere quali sono le esigenze per evitare. Io mi ricordo quando mi dissero bisogna farlo sgambare perché si deve sfogare, perché un cane è molto energico, mi avevano detto addirittura la solidità del tapirulan, dopodiché sì, cioè io immaginare di avere il cane sul tapirulan che adesso mi sembra veramente però lo usano, in America lo usano, lo so, quindi questa cosa evidentemente funziona, alla fine bisogna andare perché giustamente magari non ci sono tanti orari, non è compatibile con la professione ormai. Posso aggiungere che nella nuova legge regionale si dice che chi è stato ritenuto colpevole di maltrattamento degli animali prima non poteva prendere un altro animale entro 5 anni, da oggi invece non potrà più averne, e questo è anche importante, cioè mai più. In perpetuo, dice, anche oltre. Io lancerei un appello, perché non buttate via il cibo, perché tante volte a casa magari avanza il pane, allora c'è la possibilità di portare, non so, non ai cinghiali però, no? Abbiamo detto che cinghiali no. Allora fra poco inizia la saga della sardella, noi ad esempio tutto il pane che avanza lo portiamo ai cani all'Astad, il gattile per comodità è molto vicino a Campanelle, per cui il gattile di via Costalunga è un altro che usufruisce delle cose che non sono più utilizzabili, ma che piuttosto che buttare via possono servire agli animali che vivono in uno stato, per fortuna grazie alla bontà di tanti volontari, in uno stato buono, ma che hanno necessità di essere aiutati, per cui insomma è una cosa che va fatta sicuramente. Il canile? Canile è un'altra questione, è un altro tema, un po' vero? Spinosa. A Trieste c'è solo il canile contumaciale, ovvero quello di via Orsera, dove a Trieste per fortuna ci sono rarissimi casi di cani randagi, perché con il microchip si parla al veterinario, il veterinario legge il microchip, anche un veterinario libero professionista può accedere alla banca dati regionale e si risale al nominativo, per cui il cane spesso ritorna al proprietario se è stato perso senza passare dal canile. Cane invece rivenuto vagante senza il microchip deve andare in canile. In canile può stare, nel canile che abbiamo a Trieste, 15 giorni, proprio perché è una struttura non adatta, non idonea a una. E dopo? E poi viene trasferito in un canile che è fuori provincia, perché a Trieste non ne abbiamo. E su questo bisognerebbe, cioè l'esigenza
o no, perché alla fine appunto non ce ne sono tanti. Il Comune di Trieste mantiene presso il canile di Porpetto, se non mi sbaglio, ma non vorrei dire una grandissima sciocchezza, i cani che sono stati trasferiti perché appunto o rinvenuti vaganti senza il microchip o rinunciati. Esiste una tipologia, ecco, parlavamo dell'abbandono, piuttosto che abbandonare un cane quando non lo si può più tenere per qualsiasi ragione, si può andare in canile e rinunciarlo. Per cui non si verrà giudicati male, così, piuttosto che abbandonarlo, andare oltre confine, abbandonarlo oltre confine, così si spera che non torni a casa, si va in via Orsera, si parla col personale che è preposto e si può rinunciare l'animale, che poi chiaramente il comune cercherà di far riadottare tramite trasmissioni come quella di Tele4, tramite la possibilità di andare a visitare questi anche il canile contumaciale o il canile di Porpetto, e si spera in una riadozione da parte di qualche altra persona. Posso esprimere il mio parere sfavorevole alla norma che se per chi maltratta gli animali in perpetuo, no, perché si nega la possibilità della riabilitazione. Una riabilitazione, sì, che secondo me, sì, non va mai bene, quanto come dire, una norma sancisce questa cosa, è una sconfitta per lo Stato, per cui secondo me va cambiata, e invece va a spese ovviamente sua, ma chi maltratta gli animali deve apprendere, deve fare un corso, magari qualcosa di questo tipo, certo. Questo sì, ecco, se vuole avere un altro animale deve dimostrare che ha capito che il comportamento deve essere differente. Bene, ricordiamo quel numero di telefono, intanto chiedo a Giulia, allora raccolta firme, voi raccolta proseguirete? Firme, sì, nella zona di la circoscrizione di Roiano, per questa maggior sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla pulizia. E io posso lasciare il mio numero per chi volesse avere maggiori informazioni? Posso sì, ci segniamo anche il tuo, allora vai. 340-360-3204. 360-3204. 3204, così poi ripetiamo anche questo. Per chi volesse maggiori informazioni su questa petizione. L'altro numero di telefono invece per io do invece per il numero dell'anagrafe canina del Comune di Trieste, che comunque dà anche informazioni su tutto il mondo cani, gatti e vario, il 040 675 4304. Bene, invece per quanto riguarda Roiano, ricordo il numero di Giulia, il tuo privato? Sei purtroppo sicura? Purtroppo io lo ripeto, io non ho altri modi. Ricordiamo che esploderà il telefono, chiamarla per quello, no? Esatto, l'ha chiamata per quello, la raccolta firme di, non ho altri modi, se no chi mi vede in giro per Roiano, esatto, con Astro. Chi riconosce anche Astro, 340 360 3204. Problema, ecco, abbiamo finito, Nerino, veramente, problema di stagione, c'è un problema di stagione adesso? C'è già il periodo delle spighe, quindi attenzione quando i nostri cani a spasso cominciano a starnutire in maniera compulsiva, sì, improvvisa, o stanno con la testa torta. O con una spiga infilata nel naso, esatto. Mi è capitato anche quello, povero. E quando li porteremo al mare, facciamo attenzione che non bevano tanta acqua di mare, perché proprio perché non sono abituati, perché non li portiamo spesso e volentieri o per gioco. Credono di poterla bere. L'avvelenamento da sale è una cosa che esiste, sicura anche questo. Ah, ecco, però, bene, va bene. Ok, grazie davvero a voi tutti per essere stati con noi, credo che sia stato un servizio utile come sempre da parte di Tele4, grazie per averci seguito, buonanotte.